da noi non è ancora arrivata quella denominazione che esiste in altri conservatori del mondo, cioè historical violin, cioè il violino storico, tradotto letteralmente, che sarebbe il violino che cambia, che si modifica durante i secoli, durante il volgere dei secoli, e di tutte queste continue modificazioni magari cercherò di dar conto oggi e dimostrare come un caso specifico riguarda l'intonazione che è l'oggetto di questa presentazione odierna, di come le cose si cambino in continuazione nel volgere appunto dei secoli. E quindi parleremo dell'intonazione, della storia dell'intonazione del violino, ma non solo del violino, perché ovviamente essendo il violino l'imitazione del canto, questo riguarda anche la voce e riguarda anche gli strumenti ad arco, ma non solo, vedremo. Innanzitutto ecco, mi presento non essendo un conferenziere, perché io in realtà dopo il diploma di violino moderno ho deciso di specializzarmi nel campo del violino antico e dopo il tempo che sarebbe stato necessario di ritornare eventualmente a suonare il violino contemporaneo, sia quello contemporaneo che quello antico, però il fatto è che ho incontrato sul mio percorso talmente tante biforcazioni, tanti diversi argomenti, spunti, compositori, stili, tanti dubbi anche, tante domande, e quindi il mio periodo di specializzazione non è ancora finito e sto ancora studiando, e quindi mi presento davanti a voi come uno studente che cerca di conoscere ancora e sempre di più, sempre meglio se possibile. Quindi attacchiamo quello che è un problema fondamentale di tutti i violinisti, che è quello relativo all'intonazione. Durante tutta la vita non si può mai dare per scontata l'acquisizione di un'intonazione perfetta, e dopo quella della corretta produzione del suono, quello dell'intonazione è senz'altro il secondo punto fondamentale della padronanza tecnica per un violinista. Per noi che ci occupiamo del repertorio antico, questo è maggiormente vero, in quanto si rivela necessario per noi rivedere tutti i principi che abbiamo appreso nel corso degli studi del conservatorio e venire a contatto con altri sistemi di intonazione che via via nel tempo sono stati utilizzati. Tutto questo rappresenta ovviamente un problema di non facile e non immediata risoluzione, soprattutto in relazione alle abitudini che il nostro orecchio ha acquisito nel corso degli anni e che sono assai difficili da modificare perché sono diventate pulsioni istintive. In questo spazio che mi è concesso oggi cercherò di illustrare nella maniera più chiara che mi sarà possibile i termini del problema, quali siano le differenze sostanziali tra le abitudini attualmente in voga e i sistemi antichi di organizzazione dell'intonazione, con particolare riguardo a due contributi portati da Giuseppe Tartini, di cui nel 2020 ricorrono i 250 anni della morte, e che sono il terzo suono e la regola per bene accordare il violino. Questa è quindi una comunicazione di un violinista che si rivolge ad altri violinisti, ma non solo, anche ad altri musicisti, vale a dire un intervento del tutto pratico e non teorico né musicologico, anche se sarà necessario, nel corso di questo lavoro sarà necessario utilizzare uno sguardo a molte fonti originali che ci daranno un orientamento nel nostro percorso. Quindi ho voluto concepire questa esposizione per tutti i violinisti di qualsiasi livello, anche completamente ignari dei problemi del temperamento, per cui probabilmente alcuni di voi ascolteranno delle cose che già conoscono. Ecco, ho registrato alcuni esempi in una maniera piuttosto casalinga e l'ho fatto assolutamente senza vibrato, senza alcun vibrato, in modo che potete sentire l'altezza reale dei suoni. E quindi cominciamo subito ascoltando una scala di re maggiore
in quello che si può definire in modo, diciamo, moderno, quello che abbiamo appreso magari da piccoli in conservatorio. Quello che caratterizza questa scala sono una terza maggiore e una sensibile molto alte. Ma se adesso risuoniamo la stessa scala cercando di porre dei termini di riferimento, di paragone, per esempio delle doppie corde, creando una relazione armonica, dovremmo con ogni probabilità modificare alcuni intervalli che sentiamo. Proprio come
stato espresso da Giuseppe Tartini nel suo Trattato di musica secondo la vera scienza dell'armonia, pubblicato nel 1754, dove vedete appunto presentata la scala maggiore, la scala con i suoi toni maggiori, toni minori, e i due semitoni fra mi e fa si do sono due semitoni maggiori. Quelle le cifre che vedete sotto si riferiscono al monocordo, alla misurazione del monocordo, cioè la lunghezza vibrante relativa, che ovviamente diminuisce. Vediamo ora questa stessa scala maggiore illustrata in una tavola con l'aiuto di colori che individuano i diversi intervalli. Vedete, toni maggiori, toni minori, semitono diatonico che è sempre maggiore, e gli intervalli sono espressi in cent. Il centesimo di semitono abbreviato in cent è un'unità di misura degli intervalli musicali corrispondente alla centesima parte di un semitono equabile, ovvero alla 1200esima parte di un'ottava. Ecco, i rapporti si riferiscono alla relazione fra il primo grado e tutti gli altri gradi della scala, no? Per esempio la seconda corrisponde a 8 parti su 9 della corda. Come abbiamo già notato, nella scala di Tartini i due semitoni della scala maggiore vengono indicati come maggiori. Ciò significa che anche i semitoni possono essere maggiori e minori. Ecco, Tartini ce ne dà una semplificazione in un manoscritto parzialmente autografo che è conservato oggi a Londra, alla British Library. Vedete a sinistra dove lui parla del tono maggiore e minore, e poi vedete questo semitono minore tra il mi bemolle e il mi naturale, e poi il semitono maggiore tra il mi e il fa. Poi ancora una volta, in questa immagine sottostante parla ancora dei toni maggiori, indica i toni maggiori e minori. Il concetto della differenza tra semitoni maggiori e minori viene ribadito negli esempi presenti nel Trattato di Francesco Geminiani, che tutti i violinisti che si occupano di repertorio antico conoscono. Ecco, che è stato pubblicato a Londra nel 1751. Ecco, questo è l'esempio secondo in cui l'autore spiega che il segno ma significa maggiore e quello mi significa minore. Questo viene ripetuto in altri esempi, questo è l'esempio 4, vedete c'è questa differenziazione tra maggiore e minore, e anche nell'esempio 6 lo trovate. La distinzione comunque era già presente nel Trattato di Montclair, che fu pubblicato a Parigi nel 1736. Adesso non so se riuscite da lì a vedere, cercherò di ingrandirvelo, se riesco. Vedete, lui parla di demi-ton mineur e semi-ton majeur. Semi-ton majeur e demi-ton mineur. E divide l'ottava con i diesis o con i bemolli. Comunque sono presenti in tutti e due i casi sia i semitoni maggiori che quelli minori, e in fondo alla pagina Montclair spiega che l'organo, il clavicembalo, la viola da gamba, la chiorba, l'oboe, il fato attraverso e generalmente tutti gli strumenti che hanno dei tasti o dei fori determinati rendono tutti i semitoni uguali, e in conseguenza di ciò sono soggetti alle stonature. Quello che possiamo quindi concludere è che i semitoni diatonici sono quelli maggiori, mentre quelli cromatici sono i semitoni minori. Detto in parole povere, per potersene facilmente ricordare, questa è una cosa pratica, quando due note cambiano nome, ad esempio fa diesis e sol, il semitono è più grande,
Mentre quando hanno lo stesso nome, ad esempio fa e fa diesis, il semitono è più piccolo. D'accordo? Ecco, ciò significa esattamente l'opposto di quello che abbiamo imparato da piccoli in conservatorio, quando forse ci dicevano che per eseguire un semitono le dita dovevano essere vicine e quasi appiccicate l'una all'altra. Nel caso dei semitoni minori ciò può essere vero, ma nel caso dei semitoni maggiori vedremo che invece le due dita proprio non si toccano. Quindi, come capite, un do diesis è più vicino ad un do naturale che al re, e così pure un fa diesis è più vicino al fa naturale che al sol. Viceversa, tra sol diesis, tra fa diesis e sol vi è una maggiore distanza che tra un fa naturale e un fa diesis. In pratica, seguendo l'intonazione naturale, dobbiamo rovesciare tutto. Quindi i diesis diventeranno più bassi e i bemolli diventeranno più alti. E vediamo se possiamo sentire un esempio pratico di questo, tutto con un fa diesis, diciamo, contestualizzato, e un si bemolle contestualizzato. Thank you.
quando suono i due suoni separatamente, vi sembra che il fa diesis sia estremamente basso, no? Melodicamente potrebbe essere considerato tale, però se io non suono il fa diesis così basso, il terzo suono non è, cioè esce stonato, esce un terzo suono tonato. Per avere il terzo suono esattamente intonato, la terza deve essere pura. Ecco, in questo caso la nota risultante è un re che è due ottave più in basso rispetto al re che ho suonato. Ecco. Sentiamo un altro esempio con quest'altro. In questo esempio che ascolterete adesso, il do diesis sembra estremamente basso e perciò ho provato a un certo punto a farlo salire gradualmente. Sentirete che il bicordo ed il terzo suono relativo, quando io lo faccio salire, diventano insopportabilmente stonati, e solamente quando ritorno giù in basso al vero do diesis si ritrova l'intonazione pura sia della terza minore che del terzo suono. Da 16 l'ottava e uno da 10 piedi, la quinta.
Giuseppe Tartini però fu il primo a vendere assai a cuore questa scoperta, che verificò egli stesso più volte con vari strumenti e voci, e su cui non solamente cominciò quelle sue speculazioni teoriche che occuparono gran parte del suo tempo nell'età matura, ma basò anche parte della sua produzione delle sonate per violino solo, utilizzando spesso le doppie corde e i suoni risultanti come i loro bassi simbolici, diciamo. Vediamo ora come Tartini ha annotato la regola del terzo suono nel manoscritto autografo cui ho già accennato prima, che si trova alla British Library di Londra, ecco, nel quale i suoni risultanti li trovate scritti in basso e sono quelli neri, quelli anneriti. Come si può leggere nella prima riga, il terzo suono di un'ottava corrisponde all'unisono col basso e perciò non si sente, precisa Tartini. E poi indica, vedete, a seconda che fate delle quinte o delle quarte o delle terze, indica tutti i terzi suoni corrispondenti. Ma l'intonazione naturale ci spinge molto più in là. Possiamo vedere un paio di esempi nella letteratura per violino del XVII secolo. Questo qui, il primo, è un breve passaggio tratto da una sonata di Don Marco Uccellini, opera 7 numero 3. Il punto che ci interessa è l'ultima battuta, dove a un certo punto abbiamo un passaggio con il mi naturale, mi diesis, fa naturale e poi fa diesis. Ecco, il secondo esempio è molto più estremo, è quello che si può incontrare nella sonata per violino e basso continuo di Georg Muffa, che risale al 1677, dove, come vedete qui, abbiamo non solo lo stesso tipo di passaggio mi diesis, na, mi diesis e fa naturale, ma anche la diesis e si bemolle, e poi nell'ultima riga si diesis do naturale. Ecco, queste note, che nel temperamento equabile sarebbero corrispondenti, sono invece da eseguirsi con diversa intonazione. Adesso ho preparato qua alcuni esempi che forse vi scioccheranno un pochettino, perché non siamo troppo abituati ad ascoltare questi suoni. Anziché semplicemente 12. E
questo tipo di strumenti non erano estremamente diffusi, ma comunque ce n'erano e erano utilizzati soprattutto in casi come questo di musica riservata, particolarmente sofisticata. In questa immagine il cembalo cromatico che abbiamo qui a Bologna, al Museo della Musica, di Vito Trasuntino, che ha 31 tasti per ogni ottava. Nella seconda immagine il clavier di Mattheson nell'armonia universale, che siamo un pochino più avanti nel 1936, e presso la corte di Ferdinando II e Ferdinando III d'Asburgo, ad esempio, ve n'era uno utilizzato dal maestro di cappella italiano, che era Giovanni Valentini, che ha vissuto a cavallo per 500 e la prima metà del 600. Ferdinando III fu allievo di Valentini e compositore lui stesso. E qui possiamo vedere un suo brano sperimentale che risale all'incirca 1650, in cui viene fatto uso del diesis enarmonico tra re diesis e mi bemolle. Guardate qua. E vedete che lui ne fa uso proprio nel punto dove c'è l'accento, in cui il testo del Madrigale che recita chi volge nella mente, nel punto appunto in cui si arriva chi volge nella mente, lì c'è il cambiamento, c'è l'esis enarmonico, si passa da re bemolle da re diesis a mi bemolle. Un testo molto importante, questo di Giovanni Andrea Angelini Bontempi, nella sua storia musica, questo famoso cantante e trattatista, siamo a fine Seicento, lui scrive: il primo e più antico genere è diatonico, il quale è più facile da cantarsi, e per essere più naturale degli altri, e perché in quello si cantano gli emituoni e i toni, quindi semitoni e toni, i quali anche dagli ignoranti si possono essere cantati. Artificiosissimo è il cromatico, il genere cromatico, il quale viene modulato solamente dai dotti, da quelli che sanno. Squisitissimo è l'enarmonico, il quale è peculiare dei cantori più periti. Quindi l'enarmonico è la specialità dei cantori più esperti. Onde presso gli antichi fu tenuto in maggior stima e era preferito ai altri, quindi dice che gli antichi amavano particolarmente il genere enarmonico. Non dobbiamo però pensare che queste distinzioni enarmoniche venissero fatte esclusivamente nel corso del XVII secolo. Un altro grande cantante e trattatista, Pierfrancesco Tosi, così scrive nel 1723 in un trattato che è fondamentale, molto importante, l'opinione dei cantori antichi e moderni, pubblicato qui a Bologna nel 1723, e quindi ecco, si scrive così a proposito di quelli che sono i doveri del maestro nei confronti dell'allievo. Deve fargli intonare le mezze voci secondo le vere regole. Non tutti sanno che vi siano il semitono maggiore e il minore, perché il divario, cioè la differenza, non si può conoscere dall'organo, né tampoco dal clavicembalo, quando questo non abbia tasti spezzati. Un tuono che di grado passa di un altro si divide in 9 intervalli quasi insensibili, che in greco, se non mi inganno, nominansi commi, cioè a dire la più piccola parte, 5 delle quali formano il semitono maggiore e 4 il minore. Se si cantasse continuamente al suono dei suddetti due strumenti, questa cognizione sarebbe inutile, ma da che si introdusse dai compositori l'uso di far sentire in ogni opera una quantità d'aria accompagnata solo dagli strumenti d'arco, diventa così necessaria che se per cagione di esempio un soprano, un tono de la sorre, cioè un re diesis acuto, come l'elefante è per venire molle. Quindi se uno intona il re diesis come il mi bemolle, chi ha l'orecchio fino sente che stona, perché quest'ultimo cresce.
chi non ne restasse soddisfatto legga molti autori che ne trattano o consulti più abili violinisti. Ecco, quindi lui ci dice che certo, se uno suona sempre quell'organo col clavicembalo, i semitoni sono fissi, sono quelli lì, ma ultimamente i compositori scrivono molte aree solamente con gli archi, con gli strumenti adatti, quindi è possibile utilizzare la vera intonazione e quindi il re diesis dobbiamo fare in due modi, eccetera. Pochi anni dopo, nel suo metodo per violino pubblicato a Londra nel 1731, Peter Ferrer ci presenta la tastiera del violino con tutte le distinzioni fra diesis e bemolli, dove non solo i diesis sono sempre più bassi rispetto ai bemolli, ma anche i doppi diesis non corrispondono affatto con i suoni che sarebbero omologhi nel sistema del temperamento equabile. Cerco di vedere se si riesce a ingrandire questa, farvela vedere in un modo più chiaro. Ecco, così potete forse apprezzare meglio le differenze tra i diesis e i bemolli. Qua, quindi sol diesis, la bemolle, re diesis, mi bemolle, mi diesis, fa naturale. Ma non solo. Qui abbiamo fa diesis, abbiamo fa doppio diesis, sol naturale. E questo continua anche dopo, che dopo abbiamo analoghe differenze. Qui siamo nel 1731 a Londra e oltre alla specificazione presente già nel titolo che appunto dice with a new scale showing how to stop every note flat or sharp exactly in tune, quindi vi spiego dove suonare ogni nota sia diesis che bemolle esattamente intonata. Ma oltre a questo lui aggiunge questa precisazione prima di mostrare l'immagine della tastiera con tutti i loro precisi, cioè ci dice notate anche che sol diesis e la bemolle, la diesis e si bemolle, re diesis e mi bemolle eccetera non sono le stesse note e quindi non vanno suonate con lo stesso dito. E questa è una cosa un po' particolare che ci interessa e vedremo più tardi una cosa analoga. E abbiamo quindi visto che in Italia, in Francia e in Inghilterra vigeva la stessa concezione in cui i diesis erano più bassi dei bemolli e questa differenziazione fra i toni maggiori e minori. Vediamo adesso una fonte tedesca che, anche se non è estremamente dettagliata come quella di Peter, risale comunque all'epoca di Mozart. E anche qua vi faccio vedere magari la tastiera. Ecco, vedete. Questo è il trattato di Löhlein, pubblicato per la prima volta nel 1774, poi ristampato nel 1781, quindi siamo in piena epoca mozartiana. Come si nota, Löhlein denota una differenza tra mi diesis e fa naturale, tra la diesis e si bemolle, le diesis mi bemolle, eccetera. E al paragrafo 52 del suo trattato scrive: a volte è stata segnata la differenza tra diesis e bemolle. Si vedrà come i suoni contraddistinti dal bemolle siano più alti di quelli con il diesis. Ancora in epoca classica e romantica possiamo incontrare testi di una certa importanza che testimoniano questa accentuata differenza tra diesis e bemolle. Uno è il celebre trattato di Giuseppe Barnabé Saint-Sever, che normalmente veniva chiamato la Belle Fisse, così viene indicato oggi, la Belle Fisse. Siamo nel 1761 a Parigi e vediamo qua il suo esempio dei suoni armonici in cui c'è la distinzione fra sol diesis e la bemolle, re diesis e mi bemolle, mi diesis e fa, eccetera. E un'altra cosa notevole è il grande metodo di Voldemar. Voldemar
che era un allievo di Lolli, il quale non solo introduce dei passaggi inarmonici del tipo re diesi in mi bemolle o sol diesi da bemolle, ma si spinge fino a richiedere l'esecuzione con due dita diverse e addirittura in due corde distinte, come per esempio quest'ultimo re diesis e mi bemolle. Vedete, il re diesis col quarto dito e mi bemolle col primo dito. E qui siamo circa nel 1800 già. Il maestro di canto italiano Domenico Corri, attivo a Londra all'inizio del XIX secolo, così si esprime riguardo all'intonazione, commentando inoltre l'impossibilità da parte dei pianoforti di intonare diesis diversamente dai bemolli. Vedete, il semitono minore e il semitono maggiore, quindi non sembra cambiato nulla rispetto a 100 anni prima, siamo nel 1810 circa. Ci sono due tipi di semitoni, il maggiore ed il minore. Il semitono maggiore si produce innalzando di un grado, come dal sol naturale alla bemolle, il semitono minore passando da una nota naturale al suo diesis, come dal sol naturale al sol diesis. La combinazione dei soprattutti intervalli può essere comparata all'organizzazione dell'alfabeto, dove la perfetta pronuncia di ogni lettera è requisito per una corretta espressione del linguaggio. Così nel cantare, senza il controllo dell'intonazione, non si può conseguire un grado di perfezione. Questo esempio dimostrerà che nell'estensione dell'ottava vi sono in realtà 17 semitoni distinti che la voce e tutti gli strumenti perfetti possono seguire, ma sfortunatamente per l'arte vocale il pianoforte, che è assistente e guida nella pratica della musica vocale, può solamente eseguire 12 semitoni, poiché su tale strumento i semitoni minori e maggiori sono fusi in una stessa nota. Poiché lo diesis è utilizzato anche come re bemolle, re diesis come mi bemolle, fa diesis come sol bemolle, sol diesis come la bemolle, la diesis come si bemolle, in modo tale che in realtà nessuna di queste note possiede il suo vero suono. Il metodo per accordare il pianoforte in maniera di correggere e dividere fra i differenti accordi la sua imperfezione, derivante dalla mancanza delle cinque note, le terze di ogni accordo sono intonate più alte del loro grado appropriato e le quinte, per la stessa ragione, sono intonate più basse. Così, per temperare il pianoforte, le terze, bisogna rinunciare alle terze pure, le terze vengono alzate e le quinte vengono strette. Ecco, pure nel trattato di Carlo Gervasoni, che è del 1812, si sostiene che i diesis debbano venire suonati più bassi rispetto ai bemolli, con relativo impiego di diverse dita. Gervasoni 1812 dice: così nel violino, per esempio, il semitono minore alla mi re diesis, cioè la diesis, nel cantino, sulla prima corda, si esegue con lo stesso dito, ed il semitono maggiore si bemolle si esegue con due diverse dita di seguito. Ancora nel 1829, a Padova, nell'ambiente vicino alla Basilica del Santo, dove avevano lavorato sia Ballotti che Tartini, Melchiorre Balbi ci informa che la diversità che vi è naturalmente tra re diesis e mi bemolle è tale che non si può fare a meno di essere chiaramente distinta dal nostro orecchio, e dice che qualsiasi violinista, anche se materiale, cioè di basso livello, qualsiasi violinista la esegue in maniera evidente, suonando ad esempio re diesis sul quarto rigo in chiave di violino, avanzando il terzo dito sulla seconda corda, mentre il mi bemolle, per il mi bemolle, tirerà indietro il quarto dito. E qui siamo nel 1828-29. Ecco. Sull'impiego degli intervalli enarmonici da parte dei musicisti italiani abbiamo visto diverse fonti, ad esempio quella del fisico francese Charles Hébert, che era lettore di filosofia qui a Bologna presso l'università,
e che nel 1733 testimonia l'uso di questa pratica enarmonica da parte di un altro bolognese, il violinista Antonio Montanari, che era stato allievo di Corelli. E lui ci dice: l'italiano non è così distante dall'uso dei suoni enarmonici come il francese. Fondo questa opinione sulla gioia che si diffonde improvvisamente sul viso di tutta un'assemblea italiana in occasione di qualche sinfonia o concerto, nel momento in cui si tocca qualcuna di queste note. È un viva che passa dall'uno all'altro in un istante, si fosse anche in presenza del Santissimo Sacramento, mentre un francese appena arrivato non potrebbe contenere delle smorfie di disappunto. Si vede appunto, i francesi non erano tanto abituati ad ascoltare queste differenze enarmoniche, no? Ma per una più grande prova di ciò mi è stato assicurato che non è da molto tempo che l'uso dei suoni enarmonici è stato moderato, e solo dopo che ci si è disfatti di certi cembali a tasti spezzati a più registri. Quindi siamo nel 1733, si dice che stanno cominciando a buttare via questi cembali con tanti tasti e a moderare l'uso dei suoni enarmonici. E poi dice, questo Jacques Hébert, l'uso dei suoni enarmonici è stato abbandonato ad eccezione di certi passaggi che vengono praticati in Italia sugli strumenti a corde e da tasto, nel modo in cui li ho visti praticare dal signor Antonio Montanari e seguendo le sinfonie del celebre Corelli. E qui vediamo Antonio Montanari nel disegno quasi caricatura di Pier Leone Ghetti, che era anche lui musicista specializzato in queste caricature, che è datato 1737, Montanari dopo la morte di Corelli veniva considerato un po' il suo erede musicale naturale. E qui mi dispiace che non posso ingrandire ulteriormente, ma se voi ingrandite vedete che Pier Leone Ghetti ha raffigurato la fine del concerto grosso opera 6 numero 4 di Corelli. C'è scritto, infatti non c'è scritto anche fine, poi lui sta suonando proprio la fine del quarto concerto grosso di Corelli. Ecco, anche un altro violinista, un grande virtuoso italiano dell'epoca, anche Pietro Locatelli, si è servito dei passaggi enarmonici nei suoi concerti grossi opera 1, come vivacemente commentato da un altro francese, Charles Henri de Blainville, che dice: Locatelli nei suoi primi concerti si è servito del genere cromatico e armonico, inserendovi anche nello stesso tempo le note con diesis in una parte e quelle con bemolle in un'altra, audacia che gli si può concedere solamente considerando che questo pezzo è una vera composizione infernale. Ecco, qui vedete appunto i passi incriminati, vedete i do diesis insieme al re bemolle, e qui vedete il sol diesis insieme al re bemolle, e ce n'è ancora un altro, credo, un altro passaggio sempre da questi concerti grossi, dove vedete l'uso simultaneo di re bemolle e do diesis, o di re diesis e mi bemolle. Sono i concerti grossi per uno di Locatelli, pubblicati ad Amsterdam nel 1721. Eppure questo era un genere assai amato da un grande compositore francese come Jean-Philippe Rameau, che nel 1737, nella sua Génération Harmonique, aveva lodato e indicato come ammirevole esempio di enarmonico italiano un passo del Coriolano di Attilio Ariosti. Rameau non ebbe mai successo nei suoi tentativi di fare eseguire simili passi nelle sue opere. Dapprima, già nel 1733, Hippolyte e Apicy, nel famoso Trio de Parc, introdusse un passaggio del genere diatonico e enarmonico. Il passaggio enarmonico è preceduto dal semitono diatonico, qua vedete il semitono diatonico, e poi c'è il passaggio enarmonico qua.
Questo fu stampato correttamente, ma in sede esecutiva dovette essere modificato a causa dell'inadeguatezza dei cantanti. Successivamente, nella sua opera Les Dames Galantes, molto famosa del 1735, quindi 2 anni dopo, nella scena del terremoto, riprovò di nuovo con il genere enarmonico cromatico. Vedete qua? Ma dovete incassare un altro insuccesso secco a causa dell'incapacità dei musicisti francesi a produrre il quarto di tono. E quindi ecco come lui lo racconta nella sua dimostrazione di principi dell'armonia nel 1750, quindi a distanza di 15 anni, lui racconta: non so se questo genere potrebbe essere adatto alle voci. Lo si può trovare almeno su alcuni strumenti in una situazione adeguata, come io ho voluto fare in un terremoto del mio balletto delle San Galant. Ma esso fu così mal ricevuto e mal interpretato che mi fu necessario modificarlo in una musica comune. Ecco, lui dice: non so se potrebbe essere adatto alle voci, però abbiamo già visto con Angelini Bontempi e fine 600 che in Italia anche i migliori cantanti padroneggiavano già nel XVII secolo il genere armonico. La pratica italiana sembra quindi distaccarsi dalle altre in questo contesto. Jean-Jacques Rousseau, nel suo Dictionnaire de Musique pubblicato nel 1768, afferma che il genere armonico fu il primo dei tre generi ad essere inventato e che esso si può distinguere in maniera sensibile in tutti i coulées. Cosa sono i coulées? Sono i portamenti. In tutti i coulées diatonici e cromatici mediante l'inflessione della voce. Ancora in Francia, nel 1760, incontriamo un'importante testimonianza nel trattato per flauto e traverso di Charles Delus, in cui l'autore presenta una tavola di diteggiature adatte a eseguire musica nei tre generi diatonico, cromatico e enarmonico, con l'utilizzo di posizioni che permettono i quarti di tono. In effetti il più famoso flautista, Pierre-Gabriel Buffardin, è stato uno dei più famosi flautisti del Settecento, ben conosciuto in tutta Europa, essendo stato fra l'altro virtuoso presso la corte di Dresda. Nel 1764 scrisse una lettera al Mercure de France rivendicando la paternità dell'invenzione di diteggiature per i quarti di tono sul traversiere, affermando poi di considerare difettose queste pubblicate da Deleuze. Queste diteggiature si servono della tecnica del mezzo foro. Si tratta di una tecnica antica utilizzata nel Rinascimento, nelle traverse rinascimentali funziona, anche se il suono prodotto in questo modo è alquanto più debole di quello normale. Questa tecnica successivamente fu abbandonata con l'avvento del flauto barocco. Nel flauto tardo barocco essa è un po' imperfetta, forse più teorica che pratica, anche perché i suoni prodotti in tal modo sono ancora più deboli rispetto a quelli della traversa rinascimentale. Infatti nei successivi trattati per traverso nessuno riprenderà le innovazioni introdotte da Delus. Comunque sia, ecco le sue istruzioni, le diteggiature, da cui notiamo che vi è corrispondenza fra i diesis e i di bemolli. Vedete, c'è la stessa posizione per prendere il re diesis, il mi bemolle, eccetera. Ogni volta che avete il mi e il fa bemolle, per esempio, è la stessa posizione. Però troviamo poi un brano chiamato Aria alla Greca, nel quale viene fatto uso dei tre generi diatonico, cromatico e armonico, e in cui compaiono dei tratti ascendenti per quarti di tono che sembrano voler corrispondere in qualche modo a quello che potrebbe essere un glissando fatto sul violino. Infatti sono questi, vedete, c'è il do innalzato di un quarto di tono, poi il do diesis, poi il do doppio diesis. Lo stesso qua e similmente anche qua. Sono tre gradazioni, tre tipi di croci
semplice, doppia e fitta. Così bene. Vi è però il caso curioso, forse poco noto, di un flautista e compositore dilettante di nome Giovanni Battista Orazzi, vissuto a cavallo tra il XVIII e il XIX secolo, il quale pubblicò nel 1797 un breve trattato contenente istruzioni per costruire un flauto traverso che potesse rivaleggiare col violino, prolungando la sua estensione nei bassi fino al fa diesis e anche negli acuti, prolungando l'estensione, dotandoli inoltre, e questa è la novità, di speciali chiavi che gli potessero consentire di eseguire quarti di tono e imitare quindi l'effetto dei portamenti dei violinisti. Questa è la cosa incredibile, cioè che appunto che i flautisti volessero imitare l'effetto del portamento dei violinisti. Orazzi cita diffusamente gli antichi teorici greci e anche quelli del Rinascimento, ma si riferisce anche al testo di Angelini Contempi che abbiamo citato precedentemente, circa i tre generi diatonico, cromatico e armonico, testimoni ancora dell'esistenza di alcuni clavicembali antichi con i tasti spezzati, e divide la scala formata da 5 toni e 2 semitoni maggiori in 24 diesis endarmonici. E siamo nel 1797. Più avanti, un altro francese, il già citato virtuoso del violino Michel Voldemar, parlerà dei tre generi di musica francese, tedesca ed italiana, nei quali la musica francese e tedesca, benché differenti fra loro, traevano i loro suoni dalla scala diatonica, mentre quella italiana, la musica italiana, si avvaleva del genere cromatico o piuttosto dell'enarmonico, che non è altra cosa che un culé da un tono all'altro mediante l'inflessione della voce. Questo genere così commovente ha trionfato sui due altri in questo secolo dei lumi, e la musica italiana basata su quella dei greci, che l'avevano a loro volta ricevuta dagli egiziani, i primi sapienti del mondo, questa musica così deliziosa e commovente è divenuta la lingua universale di tutti i musicisti. Queste sono le parole di Voldemar, che poi aggiunge Mestrino, ha fatto ascoltare a Parigi in modo magistrale il genere armonico. Ora, chi era Mestrino? Nicola Mestrino è stato un violinista italiano che aveva molto viaggiato. Era stato membro dell'orchestra del principe Serasi sotto la direzione di Haydn, poi era stato Kammermusiker a Bratislava, in seguito era stato a Parigi dove si era esibito al Concert Spirituel ed era stato molto apprezzato da Mathieu Descamps, che descrisse il suo stile come nuovo, pieno di espressione e di sensibilità. Viotti gli affidò l'incarico di direttore d'orchestra del suo teatro parigino, perché a un certo punto Viotti fondò un teatro, divenne appunto il gestore di questo teatro e appunto Mestrino divenne il direttore d'orchestra. Qui vediamo una sua domanda, testo molto semplice, che però viene poi segnalata da Voldemar nel suo grande trattato, siamo nel 1800, quindi Mestrino credo che fosse già morto quando fu pubblicato il trattato di Voldemar, e Voldemar ci spiega come Mestrino eseguì questa domanda e dice: dall'esempio precedente si vede che Mestrino non poteva eseguire questo pezzo che mediante la scala enarmonica, cioè per quarti di tono, nella maniera in cui sono notati tutti questi glissandi da un tono all'altro, e che questi intervalli erano così piccoli che l'orecchio non poteva distinguerli. Egli li eseguiva quasi tutti con lo stesso dito. Vi vedete, c'era questa abitudine che in realtà, adesso non mi occupo di deportamenti, però sapete che la tecnica dei deportamenti è una tecnica diffusa nel Settecento, e poi ovviamente nell'Ottocento molto maggiormente documentata, anche perché abbiamo anche delle registrazioni storiche del XIX secolo, non le abbiamo nel Settecento, però a fine Settecento, per esempio nel Trattato di Cambini, trovate molte istruzioni sulle viteggiature e sui portamenti,
Questa è una dimostrazione pratica del fatto che i portamenti, infatti col dito che sta suonando, quindi salendo in questo caso col primo, scendendo col terzo, erano estremamente in voga già a fine Settecento e poi più saranno molto anche nel XIX secolo. Però appunto sarebbe limitativo pensare che questi glissandi per via di striscio, come dicevano in Italia, comportamenti seguiti con lo stesso dito che scivola sulla tastiera fossero una prerogativa dell'estetica preromantica e romantica. Vorrei a tal proposito citare una lettera scritta da Giordano Riccati, che fu architetto, matematico, teorico musicale, che mantenne contatti stretti sia con Tartini che con Vallotti, nella quale si afferma che questi glissandi, lui dice, si facevano tutto il dì, cioè tutto il giorno, da violinisti e da cantanti. Questa lettera è del 1736. Ecco, da fonti come questa possiamo comprendere come per una ricerca aggiornata, moderna ed esaustiva al massimo grado è necessario conoscere non solo le fonti dirette ma soprattutto quelle indirette. Torniamo adesso alla differenza che abbiamo visto all'inizio fra la scala naturale, l'intonazione armonica, e la scala pitagorica, intonazione melodica, abbiamo detto. Nella scala naturale abbiamo tutte le terze e le seste perfettamente consonanti sul violino, che non è dotato di tasti per comodità o per scomodità a seconda dei punti di vista. Questo sistema si può trasporre a seconda del contesto, cioè noi possiamo trasporre l'intonazione pura e quella naturale a seconda della tonalità in cui suoniamo. Questa è la nostra libertà e anche il nostro problema, diciamo. Vuole dire che una stessa nota può venire eseguita più crescente o più calante a seconda delle relazioni armoniche che si instaurano nel brano eseguito. La scala pitagorica è generata da una catena di quinte giuste, sono tutte quinte giuste, le quali danno luogo ad una serie di terze maggiori crescenti di un comma sinconico e a terze minori calanti della stessa quantità. Questo tipo di situazione è infatti quello più affine al sistema maggiormente in uso presso gli violinisti moderni. Sapete che l'abitudine moderna è quella di fare le terze maggiori molto alte e le terze minori invece molto basse. Ecco, questo corrisponde più o meno con il sistema pitagorico. È evidente che per gli strumenti a intonazione fissa come le tastiere, gli liuti, le viole tastate, eccetera, tali sistemi non siano praticabili. L'intonazione naturale potrebbe essere utilizzata solamente in una tonalità per uno strumento a tastiera e non si potrebbe trasporre, mentre accordare il cembalo con una serie di quinte tutte giuste una dopo l'altra, come nel sistema pitagorico, porterebbe ad una situazione impossibile, insostenibile, no? Per questa ragione nel corso del tempo si è provveduto in varie maniere a cercare un compromesso, un temperamento però è sempre una coperta che è un po' troppo corta, rimane sempre qualcosa scoperto da qualche parte. Ecco, ci sarà sempre una parte che rimane scoperta. Il sistema pitagorico privilegiava le quinte che erano pure, ma a partire dal Rinascimento, con l'avvento della polifonia, si cominciò a voler privilegiare le terze. Da prima si restrinse di un comma una quinta ogni quarto, al fine di preservare in purezza di intonazione tutte le terze maggiori e almeno tre quarti di quelle minori. Le quinte alterate potevano essere ad esempio si bemolle fa, re la, fa diesis, do diesis. Con questo sistema si osservava la differenza tra i toni maggiori e quelli minori. Differenza che consiste appunto, come abbiamo visto, in un comma sintonico, no? D'altra parte, un intervallo di quinta alterato di un comma è troppo dissonante e può facilmente diventare inaccettabile. Allora, cosa si inventò? Il sistema mesotonico costituì un'evoluzione, nel senso che si pensò di non gravare di un intero comma una singola quinta, cioè di non far diventare una quinta più stretta di un comma, che sarebbe tanto, ma distribuire questo comma
nello spazio fa quattro quinte. Quindi ognuna di loro sarebbe stata ridotta di un quarto di coma. Da qui la denominazione del tipo di temperamento mesotonico, un quarto di coma. Ciò che di conseguenza accade è che negli strumenti così accordati non avremo più la differenza fra toni maggiori e toni minori. Verranno tutti unificati intorno a uno stesso valore che non sarà né piccolo né grande ma medio. Da qui la denominazione mesotonico, perché il tono, i toni sono medi. E qui vedete nella tabella, vedete la differenza? Nella scala sintonica abbiamo un tono maggiore e un tono minore. Nella scala pitagorica abbiamo due toni maggiori, nella scala mesotonica abbiamo due toni medi. E poi ovviamente il semitono grande. Come si può vedere, il comma è la differenza che risulta per il tono maggiore e quello minore, questo l'abbiamo già visto. Dobbiamo tenere presente che questo temperamento mesotonico fu quello maggiormente in uso fino a buona parte del XVIII secolo, specialmente per quanto riguarda gli organi. Quindi è bene conoscerlo, è bene saperlo praticare. Essendo l'intonazione non solo un'esigenza individuale, ma necessariamente anche un'esigenza etica, in relazione ai nostri colleghi musicisti, ed essendo gli strumenti a tastiera accordati con un temperamento che esclude l'intonazione naturale, ci possiamo facilmente trovare nella condizione di non poter accordare il violino con delle quinte pure. Questo può succedere, dobbiamo sapere come affrontare questo problema. Johann Joachim Quantz, nel suo trattato, il famoso trattato del Fabio Traverso del 1752, critica i violinisti che hanno l'abitudine di accordare per quinte pure e raccomanda: per accordare in modo preciso il violino, credo che non si farà male se si segue la regola per accordare il cembalo, cioè che le quinte siano un po' deboli, costrette, e non del tutto pure come le si accorda ordinariamente, e ancora meno troppo forti affinché tutte le corde vuote siano uguali al clavicembalo, poiché se si volessero accordare tutte le quinte pure e forti ne conseguirebbe che una sola delle quattro corde sarebbe uguale al cembalo, ma accordando il La uguale al cembalo e la corda Mi un po' debole rispetto al La, il Re un po' più forte rispetto al La e lo stesso Sol nei confronti del Re un po' più forte, i due strumenti saranno accordati insieme. Questa non è una regola assoluta, ma si potranno fare ulteriori ricerche su questo. Ecco, quindi rimane un po' sul vago Quantz. Effettivamente anche Leopold Mozart, negli stessi anni, qui siamo nel 1756, la prima edizione della Violinschule di Leopold Mozart, anche l'anno in cui è nato Wolfgang Amadeus, parla di una diffusa maniera di accordare il violino partendo dalla corda di La e di un'altra, secondo lui ugualmente valida, partendo dalla corda di Re. Nella stessa sezione Mozart precisa che quando si debba suonare insieme ad un organo cembalo, l'accordatura deve essere fatta conformemente a quella dello strumento a tastiera. Se non vi sono tastiere, bisogna basarsi sugli strumenti a fiato. Però evidentemente questo riguarda la pratica orchestrale, non quella solistica, io credo. Ecco, non dobbiamo tuttavia credere che questo fosse un sistema unanimemente praticato. Ad esempio, sempre in una fonte di lingua germanica, troviamo una interessante testimonianza in un trattato di Johann Mattheson, Der Vokommene Kapellmeister, pubblicato ad Amburgo nel 1739, e ci dice qualcosa di interessante Mattheson. Cioè, colui che fu il direttore della musica strumentale o Concertmeister di Hannover, il signor Farinelli, uno zio, come ho appreso da fonte certa, del famoso cantante con lo stesso nome, aveva la notevole abitudine, prima dell'inizio di un'ouverture, di accordare lui stesso con precisione un violino, e cioè suonando con l'arco e non pizzicando.
Quando ciò era compiuto, faceva accordare uno dei primi violini corda per corda finché esse non fossero perfettamente intonate. Dopodiché il primo violino faceva la stessa cosa con tutti gli altri musicisti. Quando uno aveva terminato l'accordatura, doveva mettere da parte il proprio violino e lasciarlo finché tutti gli altri allo stesso modo avessero accordato. Sol, Re, La, Mi nell'ordine. Cioè l'ordine era Sol, poi Re, poi La, poi Mi. E questo produceva un bel effetto. Da noi, invece, accordano tutti contemporaneamente e tengono lo strumento sotto il braccio, il che significa che accordano così, pizzicando. Da noi, dice, accordano tutti qui a Hamburgo, accordano tutti tenendo lo strumento sotto il braccio, e ciò non dà mai una vera precisione. Ecco, in realtà poi quando parla di questo signor Farinelli, prende un granchio, nel senso che lui dice lo zio del cantante, in realtà si trattava di Jean-Baptiste Farinelli, che ha vissuto tra la metà del 600 e il 1720, era un violinista savoiardo, credo, non in relazione di parentela col famoso cantante Farinelli. Comunque, quello che ci interessa è il sistema di accordatura. Vedremo in seguito che questa stessa cosa di cominciare dalla corda bassa sarà l'istruzione impartita anche da Giuseppe D'Artini ai suoi allievi. Ecco, se riguardiamo indietro nel tempo, scopriamo però che il violino storicamente era normalmente accordato a partire dal Sol e non dal La. Michael Pretorius scrive nel 1619 che i violinisti generalmente accordano il loro strumento a partire dal Sol, continuando con il Re, poi il La e quindi il Mi. E qui siamo nel 1619. Similmente, Mersenne, nella sua Armonie Universelle, pubblicata nel 1636 a Parigi, indica di partire dal Sol per accordare il violino, e nel Traité des Accords, Livre Quatrième, afferma che il violino è uno dei più semplici strumenti che si possono immaginare, poiché ha solo quattro corde e non vi sono i tasti del manico. Io mi dissocio immediatamente da quello che dice Mersenne. sono solo quattro corde, insomma, non sono tante, poi non ci sono i tasti sul suo manico. Questo è il motivo per cui con esso possono essere eseguite tutte le giuste consonanze, come con la voce, poiché si può stoppare la corda nel luogo che più si preferisce. Ciò lo rende più perfetto rispetto agli strumenti tastati, nei quali si è costretti a usare certi temperamenti e ad accrescere o decrescere la maggior parte delle consonanze o ad alterare tutti gli intervalli musicali. Ma c'è anche una fonte italiana del XVII secolo che ci dà conferma di questo principio, una fonte che si trova qui a Bologna, al Museo della Musica, e invito a chi non l'avesse ancora fatto di andare a visitare il Museo della Musica, dove troverete un sacco di cose meravigliose e anche tutta la collezione di Padre Martino, ovviamente, a cui ho intitolato il nostro conservatorio, e c'è anche un ritratto di Tartini tra le altre cose, e ci sono molte molte carte, poi ne vedremo più avanti una importante. Questa è una fonte italiana del 600, è stato schedato come miscellanea musicale della fine del secolo XVII, contenente musica da ballo. In questa fonte anonima il sol vuoto è definito G sol re ut grave prima corda, il re della sol re seconda corda, il la alla mi re terza corda e il mi e la mi quarta corda, ovvero canto. Il manoscritto, in cui si incontrano diversi tipi di mani, è stato redatto in un periodo lungo di diverse decine di anni che si conclude nel 1681. Ecco, lui dice: il violino va accordato il basso in G sol re ut dello spinetto, cioè si prende il sol dalla spinetta e poi tutte
tutte le altre corde si accordano dopo andando in quinta. Il fatto di accordare per quinte ascendenti sembra quindi una cosa assai logica e naturale, e il fatto che già nel 500 entrasse in uso il sistema di restringere di un quarto di coma le quinte e che il violino si sviluppasse proprio in quel periodo ci può far pensare che intonando le quinte in questa maniera, partendo dal basso, andando su, si possa riuscire a stringerle un poco con maggiore facilità all'occorrenza. Ci sono almeno due cose che nelle scuole di musica non si insegnano. Una è il pizzicato e l'altra è l'accordatura, che viene sempre data per scontata per quinte pure. Però provando ad accordare a partire dal sol grave del violino possiamo cercare di stringere le nostre quinte in modo che quando arriveremo al mi acuto non vi sia fra i due estremi lo scarto di un comma. E adesso vi faccio sentire questo esempio. Voi sapete che i due mi che vedete lì, quando io accordo per quinte, se il mi basso è accordato perfettamente con il sol, è intonato con il sol vuoto, non corrisponde con la corda vuota. C'è un comma di differenza. Sentiamo questa differenza accordando con le quinte pure. Fortificano le quarte finché l'orecchio le possa sopportare bene. Questa pratica gli è stata riferita da Messier Dequeux, ordinario della musica del re. E poi aggiunge che analogamente sul violino le tre quinte giuste sol, re, re, la, la, mi formerebbero fra le due corde estreme una sesta maggiore sol, mi crescente di un comma, e spiega: così gli abili maestri fanno a tale riguardo ciò che gli altri fanno in proporzione sulla viola, diminuiscono cioè un poco le quinte, come mi ha assicurato il signor Guignon, ordinario della musica di sua maestà, per addolcire la durezza della sesta in questione. Jean-Pierre Guignon è il nome francesizzato di Giovanni Pietro Guignone, violinista torinese che era stato compagno di classe di Jean-Marie Leclerc, avendo anche lui studiato sotto la guida di Giovanni Battista Somis a Torino, e poi diventato un grande rivale di Leclerc a Parigi. Ecco, ma le cose in seguito cambieranno in Francia. Vediamo ad esempio la testimonianza dell'abate Roussier poco più di 30 anni dopo. Siamo nel 1770 e Roussier dice: benché abbia sempre supposto in questa memoria che il violino e il violoncello e di conseguenza la viola contralto siano generalmente accordati per quinte giuste o come si dice per quinte forti, così come si pratica in Italia, non posso nascondere, e probabilmente qualcuno me l'avrebbe fatto rilevare, che in Francia ci sono, o per meglio dire ci potrebbero essere, delle persone che temperano le quinte di questi strumenti. In ogni caso questo metodo non mi pare né così affermato né così diffuso da averne dovuto tener conto in quest'opera. Amo persuadermi, al contrario, che fra di noi ci siano assai pochi violinisti temperatori. E qui siamo nel 1770.
E più avanti, nel 1790, il compositore Albert Berger, parlando del violino, ci informa che questo strumento non ha che quattro corde di budello, di cui la più grossa deve essere rivestita. Queste corde si chiamano Sol, Re, La, Mi. Questa accordatura si fa dunque per quinte maggiori giuste, anche se, parlando in maniera appropriata, non lo si dovrebbe accordare così perfettamente a causa del temperamento ineguale degli organi e degli altri strumenti a tastiera. Nella stessa epoca, in Italia, Francesco Galeazzi, nel suo trattato del 1391, di cui dopo più avanti parleremo ampiamente, ci dice che per poter suonare intonati in Do maggiore è necessario stringere le quinte Re, La, quindi la seconda e la terza corda devono essere un pochino strette. Di conseguenza avremo un Sol, la corda a suo vuoto, che verrà maggiormente incontro all'intonazione del Mi vuoto. Giuseppe Cambini, toscano con i suoi colleghi di quartetto Nardini e Boccherini, nel suo metodo del 1795 ammonisce che l'allievo si ricordi che le quattro corde dello strumento, quando sono ben accordate, hanno un'intonazione giusta, cioè una vera intonazione giusta. E insomma, noi siamo violinisti, il violino è uno strumento soprano e nella letteratura ha solo con basso continuo, lavora per lo più nelle due corde acute. Nel caso in cui ad esempio dovessimo suonare un brano ricco di doppie corde, come una fuga per esempio, no? Ed avessimo quindi bisogno di avere le corde La e Mi accordate con delle quinte buone, giuste, potremmo compensare stringendo di più i rapporti fra Sol e Re e Re e La. Ma questo naturalmente dovrebbe dipendere dalla tonalità del brano in cui suoniamo. L'idea che dovrebbe guidarci è quella di regolare l'accordatura dello strumento in base al contesto armonico. Questa è una cosa molto importante e che non sempre viene fatta. Regolare l'accordatura sulla base del contesto armonico del pezzo che dovremo suonare. Questo concetto viene espresso da Hubert Leblanc, nel 1740, nella sua Défense de la Basse des Violes, quando si rivolge ai partigiani di violino e violoncello, no? Che lui fa questa difesa appassionata della viola gamma perché vede che il violino e il violoncello stanno diventando molto più popolari e la viola gamma invece sta scemando. E allora lui dice che essi sappiano, cioè quelli che sono i partigiani del violino e del violoncello, essi sappiano che due ragioni obbligano su questi strumenti, cioè il violino e il violoncello, così come sulla viola, ad accordare sul totale del tono su cui ci si accinge a suonare. La prima è che, esigendo le leggi della natura, che le ottave siano giuste e le quinte calanti, il La che si dà per accordare con una sella buona per tutti i cavalli è una inezia, essendo buono solo per suonare in A minore, cioè in La, in La. Bisogna dare il Do e le sue medianti maggiori e minori per suonare in Do, e anche sul violino adattare un po' le corde a vuoto ai posti in cui si è abituati a porre le dita sulla totalità del tono, su tutto l'insieme della tonalità bisogna accordare. Si è obbligati tanto sul violino e sul violoncello quanto sulla viola a sacrificare alla corda del tono in cui si entra un poco delle altre. In tal modo si perverrà meglio la giustezza moralmente parlando del tutto. Ecco, questa è l'espressione che mi ha colpito molto, questo moralmente parlando. L'intonazione morale, come dice il Leblanc, ci fa quindi constatare che se dobbiamo suonare in Fa maggiore o in Si bemolle maggiore o in Mi bemolle, non possiamo accordare con l'accordo di Re maggiore. Spesso i tastieristi, quando ci danno la nota o un accordo per intonare, per accordare il nostro strumento, non fanno attenzione a questa cosa, che invece è essenziale secondo me. È un momento fondamentale. Provate e verificate, se voi accordate il vostro violino con un accordo di Re maggiore tutta l'intonazione sarà molto più sostenuta
rispetto a un'accordatura fatta con accordi minori, re minore, la minore, sol minore, e soprattutto non sarà adatta per suonare il fa maggiore o il do maggiore, perché il la vuoto non sarebbe una buona terza maggiore in fa, e allo stesso modo il mi vuoto non sarebbe una buona terza maggiore in do maggiore. Per poter suonare un brano in si bemolle o in mi bemolle, dobbiamo prendere il re vuoto o il sol vuoto e verificarlo come terza maggiore. Il re terza maggiore di si bemolle, il sol terza maggiore di mi bemolle, per esempio. Ecco, ne verrà fuori un'accordatura abbastanza diversa da quella che faremo invece per il la maggiore usando la e mi vuoti. Nonostante ciò, abbiamo innumerevoli testimonianze sul fatto che i violinisti dei secoli XVII e XVIII avessero l'abitudine di accordare per quinte pure, specialmente quando si trattava di suonare brani per violino solo con basso continuo. Questo però portava ad avere continuamente dei problemi qualora si dovessero suonare delle corde vuote che non potevano coincidere con le note dello strumento a tastiera. Qui dobbiamo sfatare una specie di mito, cioè il mito che le corde vuote andrebbero suonate il più possibile nel repertorio antico, come spesso si sente fare. Io so che negli anni in cui ho cominciato a suonare il violino barocco, per esempio, sentivo appunto dire Alice Arnoncourt, la moglie di Arnoncourt, che diceva che le corde vuote bisogna fare le corde vuote il più possibile. Se si può fare una corda vuota bisogna farla, è sempre meglio fare una corda vuota piuttosto che... Ecco, questo mito, alla luce di alcune fonti che ho trovato, andrebbe sfatato. Per esempio, nel 1771 Benjamin Stillingfleet affermava: da ciò segue che le note sulle corde a vuoto non possono essere con proprietà usate in molti casi, e certamente esse sono evitate, quando necessario, da tutti i buoni esecutori di quello strumento, poiché quattro corde accordate fra loro in quinta perfetta producono necessariamente intervalli imperfetti. E qui siamo a Londra nel 1771. Evitare dunque le corde vuote è un esercizio che i buoni violinisti dovrebbero praticare non solo per una semplice questione di omogeneità timbrica dell'esecuzione, ma anche e soprattutto per ricercare un'intonazione comune con i propri accompagnatori. Qui c'è un altro testo interessante di Roger North. Le annotazioni di Roger North, prese a cavallo tra il 600 e il 700 a Londra, sono molto interessanti, perché lui tra l'altro documenta molto la pratica italiana, dei violinisti italiani che sono arrivati a Londra e quello che hanno portato, per esempio anche l'introduzione del giudato. Ecco, in questa pagina North ci dice: riguardo al primo tipo di regole, la principale è quella di suonare tutte le note diteggiandole e nessuna a corda vuota, poiché queste ultime hanno un suono più aspro rispetto a quando la corda è premuta e non sempre intonato, intonazione che invece le dita guidate dall'orecchio regolano con la massima sensibilità, di modo che su strumenti così suonanti tutti i semitoni, qualunque sia la tonalità o comunque essa cambi, soddisfano i più esigenti degli orecchi. E oltre a tutto ciò, l'efficacia delle dita nel temperare e moderare le note produce un superlativo effetto di delicatezza. Il ben praticare questa diteggiatura richiede una tecnica superiore, che però sembra più difficile da raggiungere di quanto in realtà non sia, dato che da noi la vecchia abitudine di servirsi delle corde a vuoto esercita un condizionamento del quale non è facile liberarsi. Ma col tempo chi vi si applica ne verrà a capo, e allora la pratica comune la renderà familiare. Vedete che le orecchie degli antichi non è che fossero poi così selvatiche, penso che anzi fossero più esercitate delle nostre nella delicatezza, perché il discorso appunto di evitare la sprezza delle corde vuote e rendere i suoni più omogenei come timbro mi sembra una cosa abbastanza importante, no? Ecco, ma andiamo avanti su
su questo ci sono altre testimonianze, questo è padre Martini, nostro padre Martini, che ci fornisce un'altra interessantissima informazione, anche questa è una fonte che si trova al Museo della Musica di Bologna, e ci fornisce un'informazione interessante riguardo una delle sue numerose annotazioni. Questa qui ridatta quando era già molto vecchio, nel 1781, e riguarda direttamente Tartini. Questa è la pagina del manoscritto che si trova nella storia della musica, e riguarda Tartini, con cui padre Martini era in stretto contatto. Loro hanno avuto un lungo carteggio, ci sono moltissime lettere scambiate tra due. Vedete che parla del temperamento in questa pagina. E cosa ci dice? Ci dice: l'accordare dipende più dall'orecchio che dalla teoria. Oltre di che sappiamo che gli strumenti da arco, cioè violini, viole, violoncelli e violoni, per sé stabili, ma che tasteggiati con le dita divengono mobili, quindi intonazione mobile, sono per se stessi di natura diversa dagli accennati stabili, cioè gli organi clavicembali. In questi, cioè negli organi clavicembali, conviene temperare le quinte e le quarte, e in quelli, negli altri, le quinte e le quarte sono perfettamente accordate. Ed ecco un inconveniente che, se non è sensibile a una gran parte degli ascoltanti, si rende però sensibile e dispiacevole alle orecchie più sensibili e più delicate. Questa cosa conosciuta e resa sensibile al celebre signor Tartini, uomo vagliatissimo non solo nella pratica, come tutta l'Europa è informata, ma anche nella teorica, come si può vedere dai suoi trattati pubblicati con le stampe, Tartini era solito, esso e i suoi scolari, invece di toccare la corda a vuoto del violino, servirsi d'altra corda a fine di uniformarsi al temperamento dell'organo e del clavicembalo. E questa è un'informazione molto importante. Padre Martini, che l'ha conosciuto direttamente, che ha scambiato con lui molte opinioni, dice: Tartini, è chiaro che qui nel 1781 Tartini è già morto da più di 10 anni. Comunque padre Martini dice: Tartini e tutti i suoi allievi, Tartini sappiamo è stato l'insegnante di violino più importante di tutto il mondo, perché era il maestro delle nazioni, venivano da tutte le parti del mondo per studiare con lui. Quindi ha avuto moltissimi allievi, molte orchestre di tutta Europa, anche di Germania, di Francia, di Inghilterra, erano piene di suoi allievi, non solo quelle italiane. Dice: lui e i suoi allievi accordano con le quinte pure, ma non vedremo dopo che accorderà proprio con le quinte pure, non toccano poi le corde vuote, ma si servono delle stesse note diteggiandole. In questo modo vanno incontro all'intonazione dell'organo e del clavicembalo, ma non rinuncia all'accordatura con quinte pure. Dopo lo vedremo nella regola. Ecco, tutto questo è confermato da un altro famoso collega, che è Kirnberger, di cui forse avete sentito parlare perché si conosce il suo temperamento, ma Kirnberger è stato, fra l'altro, anche allievo di Johann Sebastian Bach, è stato anche collaboratore di Carl Philipp Emanuel Bach, e lui, oltre a essere violinista, era anche cembalista e compositore. Ecco, in questo esempio spiega che l'ultima nota, il La, non si esegue con la corda vuota, perché essendo il violino accordato per quinte giuste sarebbe troppo alta. E qui siamo nel 1786-87. Ecco, dopo aver illustrato alcune problematiche relative all'atteggiamento dei musicisti del XVII e XVIII secolo nei confronti della cultura del violino, adesso vorrei mostrarvi un documento di cui non si parla spesso e che viene attribuito alla scuola di Tartini, di cui quest'anno si celebra appunto 250 anni dalla morte, che è avvenuta nell'anno in cui è nato Beethoven, cioè nel 1770. Si tratta della regola per bene accordare il violino, un manoscritto di 8 facciate che è conservato presso la Pietra del Gesellschaft der Musikfreunde in Vienna, con la segnatura A427. Tra l'altro sono molto dato a Boiano per
avermi aiutato ad avere questo manoscritto. Sul capo della prima pagina vi è un'iscrizione con calligrafia incerta e tremolante che recita autografo originale Tartini, out puntato originale Tartini. Questa calligrafia è stata facilmente riconosciuta come quella di Giulio Meneghini, che di Giuseppe Tartini fu non solo uno degli allievi prediletti, ma addirittura il suo successore presso l'orchestra della Cappella Musicale della Basilica di Sant'Antonio in Padova. Meneghini nacque nel 1741 e a soli 24 anni, nel 1765, raccolse l'eredità del maestro come primo violino di questo prestigioso complesso musicale della Basilica di Sant'Antonio in Padova. Possedeva almeno un violino e vari altri oggetti che erano appartenuti a Tartini, di cui fece fare a sue spese la maschera funebre in cera, che è tutt'oggi conservata presso il Conservatorio di Trieste. Vediamo adesso l'iscrizione che si trova sull'incipit del manoscritto. Ecco, come si vede la scrittura è molto certa e poco chiara, e tuttavia è possibile riconoscere la mano che ha trascritto le prime sei sonate dell'opera 1 di Tartini, le sonate pubblicate ad Amsterdam dalle Senne. Giulio Meneghini ha trascritto le prime sei sonate in forma di concerti grossi, così come aveva fatto Geminiani con le sonate opera quinta di Corelli. Ecco, questo delle prime sei sonate dell'opera di Tartini è un manoscritto che si trova alla Fondazione Levi di Venezia. Il riconoscimento della calligrafia è stato fatto non da me, ma da due musicologi molto importanti come Pierluigi Pecobelli e Paul Breiner. Paul Breiner è il musicologo che ha fatto il catalogo, il vecchio catalogo delle sonate di Tartini negli anni 70. Ecco, ora noi sappiamo che Meneghini non solo aveva avuto stretti contatti col maestro, ma ne aveva ereditato anche alcuni manoscritti autografi, quindi di sicuro conosceva bene la calligrafia. Ebbene, quella del manoscritto conservato a Vienna non è la scrittura autografa di Tartini, anche se alcuni evidenti elementi del linguaggio, basta che li leggiate la prima riga, vedete subito che si fa capire immediatamente che si tratta di una fonte di aria sicuramente veneta e quindi non lontana dal violinista piranese e anzi probabilmente appartenente alla sua scuola. Sappiamo che Meneghini, nel periodo compreso tra il 1807 e il 1824, che fu l'anno in cui morì, Meneghini fu costretto a disfarsi di alcuni ricordi di Tartini, fra cui anche la maschera funebre di cera, perché era afflitto da vari debiti. Quindi è lecito pensare che il povero Giulio Meneghini, in una tarda età, come conferma questa incerta scrittura che abbiamo visto prima, quella superiore, abbia tentato di guadagnare qualcosa in più dalla vendita del manoscritto spacciandolo per autografo originale del suo maestro. Questo è quello che io ho supposto. Ecco, comunque veniamo alla lettura di questa fonte. Cosa ci dice? Fin dall'inizio si afferma che la corda bassa, la corda sol, è la corda principale del violino. Vedete la prima riga, dice la corda principale del violino è il basso. Onde per accordare il violino si accorda prima il basso e le altre si accordano in quinta con la sua corda principale. Quindi si accorda il tenore, che sarebbe il re, poi la mezzana, che sarebbe il la, e quindi si termina col cantino, che è il mi. Da notare che ogni corda in basso viene definita superiore, nonostante sia di frequenza più bassa, rispetto alla nota che si trova alla quinta sopra. Quindi viene quindi spiegato che questa regola è valida solamente per suonare a solo, perché infatti la corda sol è rivestita di rame ed essa non si presta per essere accordata in unisono con un altro strumento, non avendo una voce perfettamente pura. Per tale ragione, quando si debba accordare in orchestra, anziché cominciare dal sol, bisogna cominciare ad accordare dal re, che è di budello puro, non rivestito.
in unisono con l'organo o col cembalo, per poi passare al solo, quindi all'A e infine lì. L'autore del manoscritto continua criticando coloro, cioè molti, che hanno l'abitudine di accordare partendo dalla corda mezzana, cioè dall'A. Dice che ci sono due difetti in questa pratica. Il primo difetto è che accordando prima gli acuti non si può mai sentire la chiarezza della voce. Il secondo difetto è che non si può accordare prima gli acuti, perché si deve cominciare ad accordare prima i bassi, essendo i bassi principali agli acuti. Un concetto questo riaffermato anche da altri autori, anche alla fine del Settecento. E chi non è d'accordo su questa affermazione, dice l'autore del manoscritto, rifletta per un attimo da dove principia la scala del violino, se comincia dagli acuti o se comincia dai bassi, e quindi si renderà conto di da dove si debba iniziare. A questo punto, alla fine della prima pagina, c'è una cosa interessante. Vedete questa riga? Per accordare il violino all'ultima perfezione si deve sentire in distanza di ottava bassa dalla nota grave. Dobbiamo sentire l'ottava bassa della nota grave. E quindi segue l'esempio delle tre quinte del violino, vedete? Questa affermazione è molto importante perché ci dice che per accordare con le quinte perfette, quindi esattamente pure, bisogna poter udire il terzo suono che si produce un'ottava sotto alla nota bassa. Il riferimento al terzo suono fa indubbiamente riportare il testo alla paternità di Tartini, eppure questo è in contrasto con quello che ha affermato nel Trattato di Musica secondo la vera scienza dell'armonia, pubblicato nel 1754. Vi ricordate all'inizio che ho fatto vedere la scala naturale di questo trattato? Ecco, in questa fonte, nel Trattato di Musica, nel 54, Tartini identifica il terzo suono prodotto dalla quinta pura con l'unisono della nota bassa. Questa definizione però verrà corretta nel successivo trattato da lui pubblicato, e cioè dei principi dell'armonia musicale contenuta nel diatonico genere, pubblicato nel 1767, quindi 13 anni dopo. E in questo secondo trattato lui fornisce una formula per calcolare il terzo suono, e quindi qui leggiamo che il terzo suono risulta subduplo al dato suono, e quindi in sostanza corregge la precedente definizione, e qui spiega che il terzo suono di una quinta pura corrisponde all'ottava bassa della nota grave, come è semplificato poi nel manoscritto del terzo suono, quello di Londra, che vi ho mostrato prima. Vedete qua? Abbiamo già visto questo manoscritto, qui faccio vedere l'ingrandimento della parte che riguarda le quinte pure. Vedete che il terzo suono è un'ottava sotto la nota bassa. Ecco. Quindi tutto questo ci dà modo di poter datare, possiamo datare grazie a questo, sia la regola di Vienna, il manoscritto di Vienna, che questo manoscritto del terzo suono che sta a Londra. E possiamo datarli tra il 1754, cioè la data del primo trattato, e il 1767, l'anno del secondo trattato, che è l'anno che precede di soli 3 anni la morte del compositore teorico. Esiste una lettera del padre Vallotti, padre Francesco Antonio Vallotti, scritta nel 1751 a Giordano Riccati, quello prima dei portamenti dei violinisti, in cui Vallotti dice: «Non ho veduto ancora il signor Tartini per interrogarlo sopra la diminuzione delle quinte, la diminuzione nel senso di come fare strette le quinte nell'accordo del violino, ma posso prevenire vostra signoria illustrissima con la risposta: perché so che egli accorda lo strumento con le quinte perfettissime e ai suoi scolari ne insegna l'accordatura con la scorta del terzo suono». Quindi Vallotti ci conferma che Tartini insegna ai suoi studenti di accordare il violino per quinte pure ascoltando il terzo suono, che è l'ottava sotto la quinta, la corda bassa.
Quindi l'ascolto del terzo suono che sappiamo non rispondere intelligibilmente se non dal punto di perfezione. Quindi Vallotti dice, noi sappiamo che il terzo suono ci dà l'intonazione pura, perfetta, e quindi questo è il modo in cui lui fa accordare il violino. Ecco, le parole di Vallotti quindi ci confermano che la regola per bene accordare il violino di manoscritta Vienna corrisponde in pieno ai principi del maestro delle nazioni. Quindi procedendo adesso a leggere questo manoscritto della regola, cosa vediamo, cosa ci dice? È una cosa abbastanza semplice in realtà. Dice che per intonare tutta sorta di note bisogna accordarle con una delle quattro corde vuote, che è sicura. E le quattro corde vuote accordate per quinta giusta sono sicure. Allora, accordato il violino, primo, vedete, primo, accordato il violino, si hanno quattro corde sicure per l'intonazione, e sono le quattro corde vuote. Secondo, per intonare perfettamente qualunque nota che non sia una corda vuota, perché si è recitata, bisogna accordarla con una delle quattro corde vuote, e si sceglie di queste la più prossima e la più comoda, la più vicina e la più comoda. Terzo, questo accordo deve trovarsi o in ottava, o in unisono, o nelle due terze maggiori e minori, o nelle due seste maggiori e minori, o in quarta, con quella corda vuota che sarà più vicina e più comoda. Quarto, ma potendo darsi che la nota da accordare non si possa trovarsi in nessuno dei suddetti accordi con le corde vuote, in tal caso bisogna trovare una corda, cioè una nota per corda, qui si intende poi nota, bisogna trovare una corda sicura col dito, accordata prima con una corda vuota e perciò sicura, e con questa ritrovata di nuovo si accorda poi quella che si vuole intonare ed accordare perfettamente, come si spiegherà nei prossimi esempi. In sostanza si prende sempre una corda vuota come riferimento, come punto di partenza, oppure un suono che sia stato verificato con la corda vuota. Quindi possiamo controllare la giusta intonazione di una nota diteggiata quando questa si trova in relazione di unisono di terza maggiore o minore, quarta, sesta maggiore o minore e ottava con una delle corde vuote che abbiamo precedentemente accordato per quinte pure. Ad esempio, possiamo trovare la giusta intonazione del La, il primo dito sulla quarta corda, mettendolo in relazione con la corda vuota più prossima, più vicina, cioè con il Re vuoto. Però si potrà mettere il primo dito sulle due corde formando la quinta La Mi e metterla quindi in relazione con il La vuoto, cioè con questa relazione. Oppure mettere il primo dito in relazione con il secondo dito sulla corda Re, quindi fa questa. Ecco, quindi in sostanza sono vari i modi per verificare l'intonazione di una nota. E similmente si continua con il secondo dito sulla quarta corda, qui vediamo i modi per accordare il La, qui vediamo i modi per accordare il Si col secondo dito, e per esempio possiamo fare l'intonazione del Si con il Re vuoto. Ovviamente questo poi continua, vedete c'è anche il
intonazione, l'intonazione del do con il terzo dito è differente se io sono in tono in questo modo, oppure se il mi con cui lo verifico è stato intonato con sua cuore. Capisce come non fosse assolutamente necessario per un bravo violinista prendere tutte le note degli strumenti a tastiera e adattare sistematicamente le quinte delle corde vuote del violino a un dato temperamento. Vero è che ad esempio Tartini nel periodo della maturità ha scritto concerti per violino in cui i soli vengono accompagnati esclusivamente da due parti di violino, rimanendo in tal modo libero di utilizzare l'intonazione naturale. Perché ne tutti poi usavano suonare anche i grandi organi della Basilica di Sant'Antonio, che erano ovviamente raccordati con il temperamento probabilmente di Rivallotti. Ecco, si può vedere come anche molto tempo dopo la morte di Tartini questi principi venissero ancora osservati nel grande trattato di Francesco Careazzi, che è vissuto tra il 1758 e il 1819. Questo per me è il più ben trattato di violino che abbia mai letto. Pubblicato nel 1791, che è l'anno della morte di Mozart, e poi ristampato nel XIX secolo, Galeazzi non apparteneva certo alla scuola tartiniana, anzi, alle volte critica aspramente la scuola di Tartini per l'esuberante presenza dei trilli soprattutto. Galeazzi era nato a Torino e proveniva dalla scuola di Pugnani, quindi veniva dalla scuola di Solis, e lui testimonia ancora un grande attaccamento all'intonazione naturale, anche se con l'aggiunta di una innovazione dovuta a non usare le tempi delle concezioni musicali di cui dopo parleremo. Era anche un matematico, uno scienziato, e questo appunto ne fa una figura particolarmente interessante per noi, perché era molto preciso. Perché di ogni affermazione del trattato lui dà una dimostrazione. Bisogna ricordare che il suo straordinario lavoro, presto andato esaurito, venne ripubblicato ancora nel 1817 e che l'autore, nella prefazione alla seconda edizione, che è questa qua, spiegò quanto i tempi fossero nel frattempo cambiati. Lui nella prefazione a questa seconda edizione dice: non manchiamo adesso di eccellenti cosiddetti metodi che nulla lasciano a desiderare su tal materia. Tali sono quelli di Kreutzer, di Cartier, di Mozart. Quindi era uno che conosceva i trattati di Leopold Mozart, conosceva il metodo di Rothbard Kreutzer per il conservatorio, conosceva l'art du violon di Cartier. Quindi insomma non è che viveva solamente di quello che si faceva in Italia. E soprattutto l'eccellente metodo del Conservatorio di Parigi scritto dall'elegante penna di Bayeux. Pure a riflettere che queste opere sono poco comuni in Italia, che il loro caro prezzo non le rende tutte accessibili, e finalmente, se mi è lecito il dirlo, che sono pure esse mancanti in qualche parte, come nell'Uguaglianza, articolo così essenziale, e in esse quasi affatto trascurato, e nell'intonazione di cui poco o nulla ci hanno detto,
e in altri interessanti oggetti sulle quali io mi sono alquanto diffuso. E effettivamente Galeazzi ha ragione. Ha ragione, perché se voi guardate tutti questi testi che lui nomina, non dicono niente sull'incarnazione, non dicono quasi nulla. E lui invece dice un sacco di cose. Quindi leggetelo, perché voi vedete un sacco di informazioni. Adesso ne leggeremo alcune parti, spero che non sia troppo complicato. E vediamo quindi quali sono i principi di Francesco Galeazzi che sono validi ancora a cavallo fra il XVIII e il XIX secolo. Lui dice: tali toni non sono affatto simili. Il primo dice sì tono maggiore e il secondo tono minore, e la loro differenza è ciò che dice sì comma. Ora è chiaro che queste differenze fanno sì che una stessa nota, rigorosamente parlando, deve intonarsi in un modo quando è la seconda del tono e in un altro quando è la terza. D'accordo? Quindi la stessa nota cambia posizione a seconda della tonalità in cui stiamo suonando. E ciò perché, avendo ogni tono, cioè ogni tonalità, diversa intonazione, si devono le dita collocare in diverse distanze. Andiamo avanti. Ho calcolato con quanta esattezza ho potuto alcune tavole che dimostrano le distanze fra un dito e l'altro. Ho calcolato con quanta esattezza ho potuto alcune tavole che dimostrano le distanze fra un dito e l'altro, o tra le dita e il capotasto, per ogni tono più usuale. Non contento di questi calcoli, li ho voluti ridurre in pratica per accertarmi che l'orecchio fosse con i miei calcoli d'accordo, perché è l'orecchio che deve essere il principale giudice in materia di intonazione. Non mi sono fidato di me stesso, ho esplorato il sentimento di vari dotti musurgiti, quindi alcuni esperti, con i quali siamo sempre rimasti d'accordo dell'esattezza di questa intonazione. Ma come sarebbe impossibile ad un principiante voler osservare questa precisa intonazione, giacché non si tratta presso di lui di differenze di schismi o commi, ma alle volte di interi semitoni? Io ho avuto cura di correggere le minute distanze, in modo tale che le quinte fra le due corde vicine fossero sempre perfette e così più adattate alla intonazione anche del principiante. Ciò non pertanto dalle tavole esattamente calcolate ne risulteranno nozioni tali che ben potranno essere grate ai veri professori. Ecco, la famosa tavola a cui Galeazzi si è severamente applicato per mostrare scrupolosamente l'esatta intonazione sul violino, riporta le quattro corde, adesso vedo se riesco a mostrarvela più chiaramente, i numeri romani, quelli sopra, rappresentano le dita del violinista, 1, 2, 3, 4. Si deve dapprima misurare la lunghezza vibrante della corda, dal capotasto fino al ponticello, e poi suddividere la corda nel numero di parti indicato dal denominatore della frazione. Vedete per esempio qui, questo è un tono maggiore, mi fa diesis, abbiamo un nono. Qui invece, questo tono minore, abbiamo un quinto. Quindi si divide la corda in 9 parti e di queste parti una parte è questa distanza del capotasto qua. Qui si divide la corda in 5 parti e di queste 5 parti una parte sarà la distanza dal capotasto fino a questo punto. E qui avremo l'intonazione giusta del fa diesis e del sol diesis nel tono di mi. Queste sono le 4 corde. D'accordo? Però come vedete l'intonazione del fa diesis in la non sarà la stessa. Qui abbiamo un nono, qui abbiamo un decimo, per esempio. Potete divertirvi ad analizzare in dettaglio questa tavola su cui Galeazzi sicuramente ha lavorato per molto tempo. Poi come dice l'ha verificato. Io per quello che ho verificato corrisponde. Questo quindi indica la giusta distanza tra il capotasto e il luogo esatto in cui dovremo stoppare la corda per avere la perfetta intonazione pura nei differenti casi. Galeazzi consiglia di costruirsi un modellino in carta segnando sulla lunghezza reale delle corde i vari punti.
sono stati contemplati i toni maggiormente utilizzati. Vedete, abbiamo Mi, La, Re, Sol, Do, Fa, Si bemolle, Mi bemolle, La bemolle. Queste sono le tonalità in cui lui ha fatto questo lavoro. E nella fattispecie si è dimesso 9. Per ogni tonalità sono stati osservati i rapporti proporzionali dell'intonazione naturale, che forse riesco adesso a farli, che sono questi. TMA è tono maggiore, tono minore, semitono maggiore, SMA, TMA tono maggiore, TMI tono minore, eccetera. Naturalmente queste cifre complicate sono frutto di speculazioni e di misurazioni fatte da uno scienziato, ma per un buon musicista non è necessario dover fare tutti questi calcoli. Galeazzi porta ad esempio gli insigni virtuosi del violino come Pugnani, Lolli, Giardini, che si sono serviti di questo tipo di intonazioni in modo del tutto naturale, e ci dice: la lunga e inveterata pratica di un esercitato professore ha in lui supplito perfettamente alle teoriche speculazioni e fatto sì che senza riflessioni vadano le sue dita con una quasi matematica esattezza a premere le corde nei dovuti luoghi, onde ne risulti la più perfetta intonazione. Infatti 15 o 20 anni di esercizio il più assiduo sono appena bastanti ad un pratico per giungere ad un simile termine, là dove, se la pratica è unita alla teorica, mediante le dotte osservazioni si potrà un tal tempo considerabilmente abbreviare, il che sarà sempre un vantaggio vero e reale. Ecco, quindi non crediate che queste cose siano solamente speculative. L'esperienza tutti i giorni ci istruisce che si sentono spesso due eccellenti cantanti o grandissimi suonatori, uno dei quali ci desta soltanto meraviglia, mentre l'altro ci arriva al cuore, si insinua nell'anima stessa e ci penetra del più vivo piacere, perché dice poi che il più potente incantesimo della musica è proprio la perfetta intonazione. Ecco. E poi c'è questo discorso sul temperamento. Ma ecco un'opposizione che ci può venire fatta da persone di ben alto calibro, opposizione seria che merita tutta la riflessione, del temperamento. Operazione, dirò come sia Rousseau, qui cita il dizionario dei musici di Rousseau, mediante la quale, per mezzo di una leggera alterazione negli intervalli, facendo svanire la differenza di due suoni vicini, si vengono essi a confondere in uno solo, che senza disgustare l'orecchio forma i rispettivi intervalli dell'uno e dell'altro, ovvero, come sia l'amore, generazione armonica. Il temperamento in musica consiste in un'alterazione, o piuttosto in una modificazione necessaria agli intervalli, perché lo stesso suono armonico possa appartenere a diversi suoni fondamentali. O, per spiegarmi più chiaramente, il temperamento è l'atto di alterare o diminuire le giuste proporzioni degli intervalli, dei suoni, a ciò siano essi adattabili a qualunque caso, e possono ugualmente servire a due vicini intervalli. Non è che a forza di temperamento che gli accordatori d'organo di cembalo fanno sì che un tasto nero serva da diesis al tasto bianco immediatamente inferiore e di bemolle a quello immediatamente al di sopra, quantunque questi dovrebbero essere due suoni realmente distinti. Rispondo a questa obiezione che il temperamento, quanto necessario e indispensabile sopra gli strumenti d'accordatura fissa e stabile come l'organo, il cembalo, l'arpa, il sartello, eccetera, altrettanto è inutile e pernicioso, cioè dannoso, sopra gli strumenti d'arco e dalla stessa voce umana. Infatti, perché voler guastare il dolce effetto della vera intonazione sopra degli strumenti atti per loro natura e seguire ogni più minimo intervallo? Che il temperamento non sia ammissibile sopra il violino e altri strumenti d'arco, ecco un'esperienza che lo portò, che un buon intonatore accompagni un cembalo pianoforte ben accordato in certi toni alquanto carichi di accidenti come il Mi, Si, La bemolle, eccetera. Si accorgerà ben presto che
che sarà costretto nell'unione a scostarsi dall'intonazione consueta e adattarsi all'imperfezione del cembalo pianoforte. E ora chi non vede che il solo abuso ha potuto rendere soffribili questi stonatissimi strumenti e che i cantanti che su di essi imparano l'intonazione sono soggetti ad averla sempre al sommo equivoca, ci accontenteremo di far osservare che vi sono sopra il violino degli intervalli eseguibili e sensibilissimi che sono molto minori di quelli che ci danno gli strumenti stabili, che per esempio troviamo nel violino notabilissima differenza tra il do diesis e il re bemolle e tra molti altri suoni che gli altri strumenti sono nominalmente confusi. E quindi vediamo che nel 1791 siamo veramente ancora con la l'intonazione antica naturale. Vi sono dei casi che per avere il violino bene accordato conviene scordarlo in tono di do, la quinta re la deve essere un po' calante, motivo per cui in tal tono la seconda corda deve calare al quarto della perfetta quinta di di per essere intonata. Lo stesso succede in tono di g, cioè di sol, fra la seconda ed il cantino, dovendo questa calare un poco perché in questo tono la quinta, la mi, non è giusta ma mancante, e queste differenze sono ancora più comode. Si vede quindi la necessità di dover in molti luoghi coprire le corde vuote per avere una più esatta intonazione. Anche lui dice non usate le corde vuote ma utilizzate le note delle corde vuote. E un altro testo di Galeazzi, tutte le stonature sono pessime e fanno pessimo effetto, sovvertendo interamente l'ordine della musica, ma però non tutte fanno la stessa elevata sensazione. Bisogna soprattutto ben intonare le note caratteristiche del tono. Queste sono le più sensibili e quelle che maggiormente interessano l'uditore. Quali sono la prima, cioè la tonica, la terza, la settima, la sensibile del tono. Qualunque piccola stonatura sopra la prima del tono lo rende equivoco e fa sì che non se ne possa prendere idea assai chiara e distinta. Stonandosi la terza fa sì che l'orecchio stia in forse fra il tono di terza maggiore e quello di terza minore, e la settima poi è quella che definisce e stabilisce il tono, la sensibile, e quella nota per cui principalmente un tono differisce dall'altro. Se si userà grande attenzione di ben intonare queste tre note, le altre stonature saranno molto più soffribili e di meno cattivo effetto. Riguardo alla settima, questo è importante, vi è un'osservazione in più da farsi, ed è che quando sale di grado all'ottava si deve fare sempre alquanto alterata e crescente a ciò che riesca grata e soddisfaccia pienamente l'orecchio, del che è molto difficile rendere ragione, poiché se in pratica l'intervallo tra la settima e l'ottava è di un semitono minimo, in teorica è un semitono maggiore, né so come conciliare si possa una con l'altra. Allora qui c'è un conflitto, dice la teoria si dice che il semitono fra la sensibile e la tonica, la settima e l'ottava, è un semitono maggiore, l'abbiamo visto anche nella scala di tattismo, semitono diatonico, semitono maggiore. Però sì, nella pratica si fa un semitono piccolo e io non so perché. Noi lo sappiamo perché forse. Questa è l'innovazione di cui avevo accennato prima. Il gusto della fine del Settecento vuole, esattamente come raccomandava Pablo Casals, che la sensibile venga fatta piuttosto crescente rispetto ai valori normali. In effetti quello tra la sensibile e la tonica dovrebbe normalmente essere un semitono maggiore e Galeazzi non sa spiegarsi quello che invece noi possiamo immaginare come una tendenza crescente verso il senso tonale della musica. Perché prima loro pensavano sempre modalmente, adesso l'orecchio comincia a cambiare, si vuole che la sensibile porti verso la tonica. In Francia, nei primi decenni del XIX secolo, è interessante la testimonianza di Jean-Baptiste Biot, che a proposito del violino ci dice: questo strumento, quando è abilmente maneggiato, permette di dare a ciascun suono il suo effettivo e preciso valore,
a seconda della tonalità in cui ci si trova, come il signor Charles se ne è accertato tramite le sue esperienze con Viotti. Il signor Charles citato è Jacques-Alexandre Charles, autore del Cours de Physique, che è stato redatto a Parigi nel 1802. Questo testo di Dio, che è stato pubblicato a Parigi nel 1816, ci dice che i violinisti più abili, quando suonavano da solo, non temperavano, ma trasponevano l'intonazione naturale nelle varie tonalità. Quindi sembra che la quadratura del violino per quinte pure fosse praticata soprattutto in Italia, mentre al di là delle Alpi fosse più normale stringere un po' le quinte. Tuttavia, già verso la metà del secolo XVIII, la moderna impostazione armonico-tonale del sistema aveva iniziato a far modificare le esigenze e il gusto dell'intonazione. Infatti, aumentava il potere di attrazione della tonica sulla sensibile, come abbiamo detto, e anche del sesto grado sulla settima minore. E quindi i due semitoni relativi, diciamo quello fra la si bemolle e quello fra si naturale do, che prima erano considerati grandi, diventavano piccoli. Quindi i diesis cominciavano a diventare più acuti dei bemolli, inarmonicamente equivalenti. L'abate francese Pierre-Joseph Boussier parteggia per questo tipo di intonazione e cita ad esempio due importanti esecutori della sua epoca, e che sono Pierre Vachon per il violino, allievo del torinese Carlo Chiaprano, e Jean-Louis Duport per il violoncello, che secondo lui avevano l'abitudine di intonare diesis più acuti dei bemolli corrispondenti. Questo ce lo dice Boussier nelle sue Memoires sur les musiques des anciens, pubblicata a Parigi nel 1770. In questo disegno acquerello vedete il disegno di Louis Capucci de Carpentel, vediamo Pierre Vachon al violino, Jean-Pierre Duport al violoncello, insieme a cornista Rudolf e l'oboista Bernier. In Italia nel 1775 lo studioso spagnolo Antonio Eximeno osservava che qualora la voce umana passa per un semitono dalla settima maggiore all'ottava di un tono, quasi che rinforza quella settima e rende quel semitono alquanto minore di quello che sia sul cembalo. Al contrario, qualora discende per un nuovo semitono, come spesso accade nell'espressione patetica, quasi che si rilassa, e rende quel semitono più languido e alquanto maggiore di quello che sia sul cembalo. D'accordo? Quindi la voce umana fa degli intervalli diversi da quelli della tastiera. E qui siamo nel 1775. Questo tipo di intonazione espressiva abbiamo una interessantissima testimonianza negli scritti di Anton Bemerswieder, era musicista diplomato anche in filosofia e anche in diritto, e nel 1769 fu assunto niente poco di meno che da Denis Diderot in qualità di professore di clavicembalo per la sua figlia. E questo Bemerswieder pubblicò varie opere didattiche, e nel suo Traité de Musique, siamo nel 1776, afferma: esaminiamo poi i suoni che i virtuosi hanno introdotto nell'ottava. Il piccolo eccesso o il semitono non è più il solo intervallo che separa la sensibile dalla tonica. La sesta minore è spesso più vicina alla quinta. La seconda non è sempre ugualmente distante dalla tonica e dalla terza. La quarta talvolta è vicina alla terza, talvolta ne è più distante. Il virtuoso alza il diesis talvolta di molto e talvolta di poco. Abbassa i bemolli in misura maggiore o minore. Suona differentemente lo stesso bemolle a seconda che sia sesta minore o tonica. Lo stesso diesis differentemente a seconda che sia sensibile, terza minore o tonica. Egli esercita lo stesso controllo sulle note naturali. Il si della seconda corda del violino, che si accorda col mi corda vuota, non soddisfa più l'orecchio sensibile ed esercitato nell'accordo di sesta che forma corda e vuoto. La
un'altra porzione di testo di questo Bevenskrieger. Questo è molto interessante, guardate che roba. Riducendo a 7 l'infinito numero dei... Scusate. Riducendo a 7 l'infinito numero dei suoni intermedi tra il Do e il Re, cioè lui dice che tra il Do e il Re c'è un infinito numero di suoni, e riducendoli a 7, dopo aver consultato l'esperienza, io dico, primo, i primi 3 suoni di questi 7, i primi 3, i più vicini al Do, si chiamano necessariamente Re bemolle e richiedono come seste minori o come quarte di tornare sul Do. Secondo, i 3 ultimi e più vicini al Re si chiamano necessariamente Do diesis, e quindi sono più vicini al Re, Do diesis che bemolle, vedete? E richiedono come sensibili o come seconde di salire al Re. Terzo, il quarto posto esattamente a metà strada tra il Do e Re si chiama a piacere Re bemolle Do diesis e può risolvere sul Do o sul Re. Il virtuoso nei soli rende divinamente queste deliziose sfumature. Non è necessario dargli dei consigli. La natura, avendo dotato di organi infinitamente flessibili, gli suggerisce ogni cosa. Quindi vedete questa flessibilità di interazione a seconda delle situazioni, dei contesti, e anche la possibilità del temperamento, no? Qui si sta parlando di un'intonazione flessibile con una forte componente espressivo-funzionale, ma anche in maniera precoce del temperamento equabile, che impiegherà ancora molto tempo prima di imporsi nei vari paesi europei, specialmente in Italia. Vedremo così un celebre violinista prodotto della scuola tartiniana sfradire completamente i dettami dell'intonazione antica per invocare nuove vie che porteranno le basi dell'intonazione così come viene modernamente concepita sul violino. Si tratta di Bartolomeo Campagnoli, vissuto tra il 1751 e il 1827, un prodotto della scuola di Tartini, avendo egli avuto modo sia di conoscere direttamente il maestro delle nazioni che di studiare con diversi suoi allievi, tra cui il più importante e influente fu Pietro Nardini, uno dei migliori seguaci del Piranese. Ecco, queste immagini sono tratte dal suo famoso metodo della metodologia. Ci sono varie edizioni, quella da me consultata è l'edizione bilingue in francese e italiano pubblicata da Ricordi a Milano nel 1827. Si deve effettivamente a Campagnoli la famosa citazione tartiniana: per ben suonare bisogna ben cantare, è lui che lo scrive nel suo trattato. Eppure, per quanto concerne l'intonazione, vedremo che la carriera che lo vide protagonista in vari paesi del nord Europa, soprattutto in Germania, dove lavorò per la maggior parte della sua vita tra Dresda e Lipsia, lo spinse evidentemente verso nuovi modelli. Perché lui è stato primo violino Concertmeister del Gewandhaus Orchestra di Lipsia per tanti anni, ma ha lavorato anche in Svezia e in altri paesi, insomma. Nel suo trattato, che è questo, Campagnoli definisce i suoni sinonimi come corrispondenti fra loro e eseguibili con lo stesso dito e nella stessa posizione grazie al temperamento. Qui possiamo incontrare per la prima volta, vedete, il temperamento, la giusta distanza e differenza che trova tra suoni sinonimi meccanicamente accordati sull'organo, il pianoforte d'arpa, misurati sulla tastiera del violino. Per servirsi del temperamento bisogna porre le dita sulle corde tra le piccole linee. Adesso spero di poter riuscire a farvi vedere meglio questo. Ma vedete la corda vuota? In questo caso, per la prima volta, non abbiamo sol diesis e la bemolle, ma abbiamo prima la bemolle e poi il sol diesis, quindi diesis diventano più alti di bemolle, ma in mezzo abbiamo la linea del temperamento, che è
quello che c'era stato poi detto da Mestre di Attino, no? Possiamo avere tre suoni più vicini al do, tre suoni più vicini al re, poi c'è legna di mezzo che viene usata quando si può temperare. Ecco, qui possiamo incontrare per la prima volta una tavola della tastiera del violino in cui i bemolli sono indicati come più bassi rispetto ai diesis, mentre in mezzo fra due scorre la linea del temperamento. Ecco, per chi avesse dubbi sulla reale differenza tra bemolli e diesis nella concezione dei campagnoli, ecco due immagini che la chiariscono definitivamente. Nella prima immagine viene mostrata la scala enarmonica gradualmente ascendente, quindi vedete che si ascende prima col bemolle e poi il diesis che è più alto. Nella seconda sono indicate le misurazioni del monocordo, quindi se voi guardate le cifre sotto vedete la misurazione del monocordo, risulta chiaramente come i bemolli siano più bassi rispetto al diesis omologo. Però non dobbiamo credere che Campagnoli abbandonò completamente l'intonazione naturale per abbracciare il temperamento tanto vituperato da Galeazzi. In effetti anche Campagnoli parla di giusta intonazione, ammettendo quindi una differenza fra diesis e bemolli. Il punto sta che nel fatto che per lui sono i bemolli a essere più bassi, esattamente come diventerà l'uso comune tra i violinisti dell'epoca moderna. Sicuramente la pratica del temperamento divenne abbastanza comune in Germania assai prima che in Italia, e Campagnoli ci spiega quali sono i motivi ed i casi in cui viene utilizzato. La giusta intonazione non permette di adottare il temperamento sul violino che in certi casi: primo, per diminuire il movimento delle dita; secondo, per soddisfare la delicatezza dell'orecchio accompagnando gli altri strumenti; terzo, per facilitare l'agilità, per esempio incontrando il la bemolle e diesis sulla terza corda non bisogna ritirare il quarto dito per porre il terzo, ma si deve tenervi sopra il quarto modificandolo sino al punto che la natura dell'armonia lo richiede. Ecco, da qualche esempio che Campagnoli riprende nella sua opera copiando il trattato di Galeazzi, ad esempio alcune diminuzioni, possiamo vedere che egli conosceva bene il testo di Galeazzi. È però evidente che la delicatezza dell'orecchio di cui lui parla non è quella stessa di cui parlava ancora Francesco Galeazzi 10 anni prima, e che gli usi e le consuetudini apprese nella sua lunga carriera passata soprattutto in Germania, ma anche in Svezia, in Danimarca, Austria e Francia, lo avessero condotto su tutte altre strade. Tuttavia, sembra che l'idea del temperamento che aveva Campagnoli e con lui anche altri violinisti della sua epoca non portasse alla perfetta equabilizzazione della scala. Cioè, le note diatoniche venivano ancora lasciate nella loro originaria intonazione, che poteva essere sintonica, mesotonica o pitagorica che fosse. Quindi le note diatoniche lasciate nella loro intonazione, mentre le alterazioni cromatiche venivano unificate suddividendo i toni in due parti uguali tramite la linea mediana che abbiamo visto. Ma questo non significa quindi temperamento equabile, che è una cosa. Quindi questo è in pratica il sistema che viene descritto da Charles Delezen, un fisico acustico di Lille, che nella prima metà del XIX secolo eseguì numerosi accurati rilevamenti sperimentali sull'intonazione che veniva utilizzata dai musicisti dell'orchestra locale a Lille. E quindi lui arrivò a queste conclusioni. Nelle orchestre si adotta un temperamento ineguale che consiste nel fare esatte le note naturali e nel prendere una media tra due note consecutive per fare le funzioni del diesis dell'una e del bemolle dell'altra. Inoltre si prendono fa e do per il mi diesis e si diesis, il si e il mi per il do bemolle e fa bemolle. Il tipo di temperamento che si è obbligati ad adottare nelle orchestre modifica il vero carattere dei pezzi eseguiti nelle tonalità in cui sono scritti e altera più o meno profondamente il carattere dei pezzi trasposti in tonalità differenti. Infine Delezen conclude osservando che tale temperamento ordinario dell'orchestra gli appare in ogni
imbarazzo preferibile al temperamento equabile, dato che non intacca la purezza del genere diatonico e riesce comunque a conferire ad ogni tonalità un carattere proprio. E questo è il lavoro di Teresa, come vedete, è pubblicato nel 1827. Un'altra testimonianza assai autorevole ed interessante appare nel celebre metodo per violoncello di Romberg, il quale testimonia in un ambito certamente più solistico, e meno che serve, una certa ineguaglianza nell'uso dell'intonazione a scopo espressivo, arrivando addirittura a consigliare per le tonalità minori una sensibile più alta rispetto a quelle delle tonalità maggiori. Cioè Romberg ci dice, capita spesso, come vedremo nel capitolo del gusto, che per l'espressività bisogna prendere per il diesis una nota un po' più alta o per il bemolle un po' più bassa di quanto indicato dal calcolo teorico. Ci sono casi in cui la teoria e il sentimento musicale entrano in conflitto. Questa tinta dolce malinconica che costituisce l'attributo del modo minore, a ciò bisogna aggiungere che per rinforzare il carattere proprio di questo modo minore, la nota sensibile venga intonata un po' più acuta e la settima minore un po' più grave di quanto non si faccia nelle tonalità maggiori. E qui siamo nel 1839, il metodo dei mutoni di violoncello di Romberg. Il famoso fisico tedesco Hermann von Helmholtz, che in realtà è stato un uomo poliedrico, forse l'ultimo esempio di scienziato enciclopedico, fece dei rilevamenti sperimentali sulle terze maggiori delle scale eseguite da Joseph Joachim, il quale accordava il violino con delle quinte pure, e arrivò Helmholtz alla conclusione che esse erano perfettamente sintoniche, quindi naturali e non temperate, nonostante che sembrasse che Joachim sostenesse l'intonazione pitagorica di diesis e delle molli insieme al suo insegnante Moritz Hauptmann. Questi rilevamenti di Helmholtz sono stati pubblicati nel 1863, tradotti poi in inglese nel 1875. Ecco, Moritz Hauptmann è una figura molto interessante, una figura centrale assai importante, in quanto lui studiò il violino con Ludwig Spohr e fu a sua volta l'insegnante, oltre che di Joachim, anche di Ferdinand David, cioè i due maggiori violinisti tedeschi dell'Ottocento, ma direi due fra i più importanti violinisti di tutta la storia del violino. Ecco, Moritz Hauptmann aveva suonato in orchestra sotto la direzione di Spohr, ma nel 1842 fu nominato canto del Thomaschor a Lipsia, presso la chiesa in cui aveva lavorato Johann Sebastian Bach. Quindi, oltre che diventare professore presso il conservatorio locale per volere di Felix Mendelssohn, Hauptmann divenne così uno dei fondatori della famosa Bach Gesellschaft, che iniziò per pubblicazione delle opere di Bach, la Alte Bachorgane. No? È estremamente interessante quindi avere una sua testimonianza circa gli usi tedeschi dell'epoca nel campo dell'intonazione, che includono anche un commento un po' sarcastico nei confronti dei gusti del suo maestro Spohr. È una questione di facile calcolo che in confronto al Do il Do diesis sia più basso del Re bemolle. Ma se io usassi il Do diesis come sensibile ed il Re bemolle come nona minore, la mia prima nota, cioè il Do diesis, sarà assai più alta della seconda. Di conseguenza, non è la leggera deviazione dal temperamento che sorprende e disturba il violinista, ma la rigida intonazione del pianoforte. Ora, per quanto riguarda il temperamento della voce, sapete che Spohr sostiene che il cantante dovrebbe apprendere l'intonazione da un piano accordato con il temperamento equabile? Puntini, puntini. Quali segni di ammirazione posso usare? Ecco, questa è una lettera che Moritz Hauptmann ha inviato a Franz Hauser, che era un cantante e un insegnante di canto, per quello che parla del canto, dice, vi rendete conto che Spohr vorrebbe che i cantanti imparassero l'intonazione veramente equabile? Ecco, questa è una lettera del 1836. In effetti, il grande trattato di Ludwig Spohr
che risulta di inestimabile valore per quanto riguarda le istruzioni sul fraseggio, sull'uso del portamento, dei colpi d'arco, del vibrato, per esempio c'è tutto un movimento di un concerto che sembra di Evod, anche concerti suoi, con le indicazioni delle note su cui fare il vibrato. È interessante vedere quanto scarso fosse l'uso del vibrato. E ovviamente questo ha un impatto molto grosso sull'intonazione, perché nel momento in cui si comincerà progressivamente a usare il vibrato continuo, l'idea dell'intonazione naturale scompare, perché non si può più sentire intonazione pura se la mano è sempre in movimento, se è sempre in movimento e si oscilla di un mezzo tono, di un quarto di tono, di un mezzo tono, anche di un tono a volte, come sentiamo fare i cantanti d'opera oggi, no? Comunque, esporre dalle indicazioni quindi molto interessante di quanto riguarda l'uso del vibrato e anche l'introduzione della mentoniera, è Sport che introduce la mentoniera nel 1832 nel suo metodo, quindi per certe cose è un metodo prezioso, però è invece assolutamente deludente nei confronti dell'intonazione, non vi è alcun accenno di particolare sensibilità nei confronti di essa e le uniche considerazioni che vi si possono trovare alludono chiaramente all'uso del temperamento equabile, con il riconoscimento dell'esistenza di 12, soli 12 semitoni uguali, della coincidenza del Mi bemolle con il Re diesis e dell'uso indistinto delle dita delle scale cromatiche, senza fare la differenza, come invece era stato indicato da Voldemar. Ecco, eppure possiamo vedere da esempi come questo che vi mostro ora, e penso che tutti conosciate questo primo passaggio della sonata opera 24 di Beethoven, la famosa primavera, io penso che esistano spazi per la creatività personale. Ad esempio, in questo caso, la scrittura del pianoforte consente al violinista di scegliere di suonare il Mi bemolle con l'intonazione naturale, quindi più alto del Re diesis, per poi scendere Re diesis prima di arrivare sul Mi naturale. Questa sarebbe una cosa abbastanza espressiva che non contrasta con la scrittura del pianoforte. Vedete, Beethoven scrive Mi bemolle, Re diesis, Mi. Lì ci può essere un'operazione espressiva, diciamo, no? Oppure, seguendo il trend dell'epoca descritto da Campagnoli e da altri, questa sonata risale all'anno 1800-1801 circa, oppure decide di prendere il Mi bemolle più basso ed alzare il Re diesis considerandolo come una sensibile con intonazione espressiva, però in realtà qui il Mi non è tonica, il Mi è terza maggiore, quindi io lo prenderei piuttosto per l'altra ipotesi, ma insomma vi lascerei sperimentare questo passaggio, sarebbe interessante ascoltarlo. Nel secondo esempio invece, questo che vedete qui in basso, è necessario ovviamente che il violinista si adegui al temperamento del pianoforte, che probabilmente non è ancora un temperamento equabile, perché sono passaggio per ottava, passaggio cromatico per ottava. Ecco, 10 anni dopo il metodo di Spohr, vede la luce in Francia l'analoga opera di Habeneck, già allievo di Bayeux, primo violino e poi direttore dell'opera durante gli anni brillanti che videro le prime esecuzioni delle opere di Rossini, Berlioz e molti altri. Fra gli altri suoi meriti, Habeneck ebbe quello di introdurre la musica di Beethoven in Francia e fu professore di violino presso il Conservatoire de Paris per più di 30 anni. Nel suo metodo parla, siamo nel 1842, quindi col metodo di Habeneck, parla sia di accidenti cromatici che enarmonici e per i principianti consiglia di fargli ascoltare gli intervalli cromatici sul pianoforte per avere un punto di riferimento iniziale. Più avanti però, in una nota di pagina 18, parla della reale differenza fra diesis e bemolli, dell'esistenza di ben 34 diversi suoni nell'ottava e non 12, ben 34, e della estrema difficoltà, se non impossibilità, di riuscire a ben intonarli tutti, ragione per la quale i musici pratici ne hanno ridotto il numero a circa 27, che comunque 27 anziché 12
Diensis, eccetera. Questo argomento viene poi sviluppato a pagina 78 del trattato, dove vengono date scale omologhe in cui è richiesto un differente tipo di diteggiatura, ancora secondo i precetti del vecchio precetti di Voltemar, seguito poi da queste annotazioni. Vedete, queste le scale che sono raggruppate con la parentesi grafica, sono scale omologhe, abbiamo Si maggiore e Do bemolle maggiore, no? E lui ci dice: l'intonazione delle due scale riunite dalla parentesi graffa è la stessa per gli strumenti le cui note sono predeterminate o fisse come il piano o l'organo, ma essa differisce sensibilmente sul violino o il basso, che a causa dell'obbligo di formare i propri suoni possono modificarne il rapporto all'infinito. Non rientra tra gli obiettivi di quest'opera dissertare sulla natura e la qualità di questa differenza, visto per di più che si deve tenerne conto solo quando l'insieme dell'armonia è interamente prodotto da strumenti ad intonazione variabile, e quando uno strumento a suoni fissi vi si unisce bisogna piuttosto impegnarsi a farla scomparire per evitare di rendere l'intonazione insopportabile. Ci è sufficiente constatarla al fine di evitare agli studenti una sorpresa che potrebbe causare loro una fastidiosa perplessità, facendoli dubitare della giusta percezione del proprio orecchio. Ecco, e siamo nel 1842. Ricordo l'insegnante di Abenec, il famoso Pierre Bayot, nel suo metodo non parla veramente dell'intonazione, come lamentato infatti da Galeazzi, ricordate, ma specifica comunque che il violino va accordato per quinte giuste. Il metodo di Bayeux, che per altri aspetti è bellissimo, è del 1834. Però comunque possiamo notare una certa ricorrente reticenza da parte dei didatti del violino a voler parlare chiaramente, in termini chiari, dei veri rapporti di intonazione, come se questa dovesse essere necessariamente una materia trattata esclusivamente dai teorici o dai fisici. E questa è una delle ragioni per cui troviamo spesso maggiori e più precisi dettagli in quel tipo di fonti, appunto degli scienziati, di fisici che si interessavano a queste materie musicali. In ogni caso l'atteggiamento di Abenec ci riconduce alle osservazioni già fatte da Tosi all'inizio del XVIII secolo, e appunto quando parlava delle arie suonate solo da strumenti ad arco, in cui ovviamente si poteva scegliere tale per l'intonazione pura. In ogni caso, ecco, ci fa capire come i buoni professionisti fossero pronti ad alternare un atteggiamento in favore dell'intonazione naturale con una flessibilità in favore di un compromesso con le tastiere. Quindi abbiamo constatato la naturale tendenza dei violinisti, soprattutto nel campo del repertorio solistico, ad accordare il violino per quinte pure e ad adattarsi alle varie situazioni armoniche, sia accordando secondo la tonalità utilizzata che anche evitando l'uso delle corde vuote. La crescente importanza del pianoforte e la sua inarrestabile evoluzione, con l'invenzione di strumenti sempre più potenti, condizionarono evidentemente l'atteggiamento dei violinisti, che modificarono il proprio atteggiamento nei confronti dell'intonazione, e anche, come ho accennato prima, anche a causa della la crescente abitudine a vibrare continuamente. Anche se dobbiamo dire che rimarrà sempre una incompatibilità di fondo tra i due strumenti. Il grande violinista Josef Szigeti nel 1944, in occasione della pubblicazione delle sue registrazioni del ciclo beethoveniano con Bartók, scrisse un piccolo libro riguardo all'interpretazione della musica per violino di Beethoven, e ho trovato in questo libro una cosa interessante. Lui dice: sulla inconciliabilità tra violino e pianoforte, e con ciò sulla problematica della sonata per violino come genere, è stato già detto e scritto molto. Béla Bartók sottolinea questa problematica quando, nel primo tempo della sua seconda sonata per violino, siamo nel 1923, evita consapevolmente
Platone fece ciò, come egli stesso mi disse, per una sua profonda convinzione di tale inconciliabilità. Ed è significativo che egli, dopo il 1923, non ha mai più scritto una sonata per violino e pianoforte. Ecco, io penso che, quindi, detto tutto ciò, per il violinista moderno rimane quindi valido, sempre moralmente parlando, il modello di Giuseppe Tartini, che non rinuncia alla quadratura con le quinte giuste, le quinte pure, e quindi all'intonazione naturale, quando possibile, ma comunque pronto ad adattarsi alla situazione, alle varie situazioni, con la correzione di alcuni intervalli quando ciò si renda necessario. Io avrei finito e vi ringrazio.